tac, via. Boh. Bene, allora, benvenuti a tutti, buona giornata a tutti, e oggi è anche una bella giornata, il sole. Allora, oggi, qualche informazione prima di entrare in argomento. Tutte le informazioni relative alle iniziative, al calendario degli eventi, le nostre discipline, le potete trovare consultando il sito www.accademiaacos.it. Lì trovate anche gli aggiornamenti, le news e tutto quanto. Vi ricordo i prossimi appuntamenti. La prossima domenica, il 3 giugno, sempre alle ore 16, ingresso libero, avremo Silvia Trovò che ci parla di alimentazione consapevole, cucina magica, come la chiama lei, quindi ci racconterà la sua esperienza, ci darà anche delle... così, dei consigli, delle ricette, dei suggerimenti pratici per una cucina sana, naturale, conforme anche con una concezione dell'essere umano, della natura, del cosmo, i suoi cicli, eccetera, eccetera. Quindi questo domenica prossima. Mentre chiuderemo la stagione il 17 giugno con una conferenza che terrò io sul solstizio d'estate, tra tradizione, nuova era, anche per predisporsi a quello che potrebbe essere un solstizio d'estate più importante del solito in quest'anno così particolare. E quindi parleremo di tradizioni legate al solstizio, i suoi significati, il mito, il simbolismo e anche così, qualche elemento pratico per predisporsi a accogliere, entrare in sintonia con un certo tipo di energia, la ciclicità della natura, eccetera. Poi faremo una pausa estiva e quindi ci troveremo poi in settembre, sempre due volte al mese, anzi no, in settembre faremo una volta al mese, quindi da settembre in poi l'appuntamento cambia da due volte a una volta al mese, sempre alla domenica, probabilmente qui a Chintamani, o comunque adesso vedremo il da farsi, consultate il sito per essere informati. Se volete potete anche iscrivervi alla newsletter per essere informati ricevendo appunto la comunicazione via email che io ogni tanto mando ai nostri iscritti. Allora, l'argomento di oggi. Io ho voluto avviare questa stagione di incontri, di approfondimento, riflessione spirituale. Abbiamo parlato di varie tradizioni, di vari insegnamenti, di vari maestri, e ancora faremo molto. Abbiamo cominciato con Krishnamurti, poi abbiamo parlato di Osho, abbiamo presentato alcune tradizioni, alcune pratiche, andremo avanti anche con Aurobindo, probabilmente Gurdjieff, insomma si tratta anche di trovare le persone giuste che possono collaborare insieme al corpo docente dell'Accademia e quindi portare una informazione corretta, competente, basata sull'esperienza soprattutto, quindi che non sia solo una cosa mentale o puramente culturale, così per appagare la curiosità del momento. Crowley. Affrontiamo anche il discorso legato a Crowley, non tanto concentrandoci su Aleister Crowley, la sua vita, il personaggio, quello che ha fatto, quello che non ha fatto. Più che altro, andando al di là del personaggio Crowley, cerchiamo di inquadrare alcuni elementi fondamentali di quella che, lo avete visto anche sulla locandina, viene definita la corrente 93 e quindi la filosofia, la formula del telema, che sono concezioni mistico-magiche molto antiche che il personaggio Crowley, com'è come non è, si è trovato nelle condizioni di risvegliare agli inizi del secolo scorso, facendosi canale, lasciandosi ispirare, facendosi così protagonista attivo di un certo risveglio e quindi rievocando, rinnovando determinate chiavi dell'esperienza spirituale, esoterica, recuperando una serie di archetipi, una serie di concetti
riattivando un'energia che era probabilmente affine all'epoca storica che si stava aprendo e che ci vede oggi ancora più protagonisti in questo anno così speciale, facendosi quindi canale di un messaggio, di una vera e propria riattivazione di questa particolare corrente, dei suoi significati, delle sue formule, applicata per questioni di contesto culturale e geografico al magismo occidentale, ma che in realtà contiene, rinnova, applica, include gli insegnamenti spirituali ed esoterici di tutti i tempi, di tutte le culture, quindi d'Oriente e d'Occidente. Il secolo scorso, due secoli fa, sono stati caratterizzati da un grande impulso della cultura orientale in Occidente, vuoi tramite le massonerie templari, vuoi tramite la teosofia e tutto quello che è stato nato attorno alla teosofia e ai movimenti post-teosofici. Sicuramente la cultura occidentale esoterica ed esoterica è stata vieppiù informata di una serie di insegnamenti, tradizioni, chiavi operative che giungevano dall'Oriente. Quindi quello che avviene con la riattivazione di questa particolare corrente magica, cosmica, che investe il nostro pianeta, il nostro mondo, il nostro animo, ecco, andiamo a parlare di un sincretismo di formule e di metodi che valgono sia per l'Occidente sia per l'Oriente. Poi dal punto di vista della mentalità orientale ci saranno determinate operatività legate a quella cultura, a quelle tradizioni, a quella concezione. In Occidente invece tutto questo ha pervaso gli ambienti della magia tipicamente occidentale, quindi gli ambienti massonici, gli ambienti templari, rosacrociani, esoterici, gli ordini, perché vabbè, in Occidente era questa la conformazione che la ricerca spirituale, il magismo, il misticismo attivo aveva preso, no? Ancora prima di Crowley, e quindi ecco che si arriva poi a questo genere di contesti, questo genere di ambienti. Tuttavia, queste formule, quello di cui adesso insieme a Claudio Marucchi andiamo a descrivere, escono dai contesti prettamente e necessariamente iniziatici, esoterici, gli ordini, che comunque noi siamo abituati a percepire anche come un qualche cosa di elitario, di esclusivo, di chiuso, anche se così non è necessariamente, ma comunque queste formule escono perché l'individuo in quanto tale possa riappropriarsi in maniera autonoma, libera, responsabile del proprio cammino spirituale, della propria crescita, del proprio risveglio di coscienza, per vivere una vita consapevole, in sintonia consapevole con le forze di cui la vita in forma dinamica, in forma complessa, si compone in tutta la sua estensione. Fisica e non fisica, umana e preterumana. Quindi ecco perché come Accademia ACOS abbiamo deciso di parlare di Telema, della corrente 93, perché di fatto sintetizza, esprime in maniera estremamente chiara, estremamente diretta, quell'approccio a noi molto caro della ricerca personale, autodeterminata, individuale, responsabile, certo poi condivisa all'interno di gruppi, ambienti, in quello che è una naturale e spontanea relazione tra individui. Però a noi che come Accademia è molto caro il concetto per cui ognuno sia in grado di autodeterminare il proprio percorso, sia maestro di se stesso, guaritore di se stesso, sia in grado di discernere e selezionare i propri riferimenti per poi rielaborarli in forma personale, ecco, noi crediamo molto in questo concetto del risveglio personale e responsabile. Non possiamo che vedere nelle formule del Telema e della corrente 93 un invito esattamente simile a questo, no? Ogni uomo, ogni donna è una stella, adesso ne parliamo.
E quindi ecco perché, insieme ad altre scuole, ad altri personaggi che si avvicinano a questo approccio, Krishnamurti, Osho, Aurobindo, Gurdjieff stesso, abbiamo ritenuto indispensabile parlare di Telema. Anche perché, anche da un punto di vista strettamente esoterico, quindi per gli appassionati di questo tipo di via, e appassionati è un termine, è un eufemismo, insomma, perché è una scelta di vita totale e che coinvolge completamente l'individuo, quella iniziatica, quella esoterica. Dal punto di vista esoterico, dicevo, comunque Crowley rappresenta per molti, o comunque anche dal punto di vista antropologico-culturale, uno spartiacque, quindi era impossibile, è impossibile fare una trattazione anche meramente storica dell'esoterismo senza arrivare a parlare di Crowley. Ho ricevuto email, messaggi e commenti molto interessanti quando ho cominciato a dire che l'Accademia ACOS si occupava anche di Telema e di Aleister Crowley, perché molti erano un po' scandalizzati, no? Dire, ma come Crowley, dopo quello che dice David Icke, dopo quello che dice Lio Zagami, dopo quello che dicono ormai, no? Tutti questi rivelatori, no? Mondiali, che parlano di complotti, massonerie, nuovo ordine mondiale, satanismo, Opus Dei e chi più ne ha più ne metta, che individuano in Crowley proprio il grande mostro, il grande babau che starebbe dietro, no? Lo sviluppo del satanismo moderno e quindi la magia nera, tutte queste robe qua, come voi della ACOS che parlate di luce, vita, amore e libertà, andate a parlare di Crowley. Ma com'è possibile? Carlo, non ti riconosco più. È stata fatta molta disinformazione a questo proposito, molte banalizzazioni hanno permesso che di generazione in generazione certe informazioni assolutamente non corrette prendessero piede, quindi oggi molti parlano di Crowley senza magari aver mai letto un libro di Crowley, mai essersi posti il problema di indagarne la vita, gli insegnamenti, i contesti, e quindi così è passata, dicevo, di generazione in generazione ormai l'idea che, ecco, si parla di satanismo, salta fuori Crowley, si parla di massonerie, magia nera, nuovo ordine mondiale, ecco Crowley. E ne parlano spesso anche scienziati piuttosto che ricercatori o pseudotali nei loro libri con grande leggerezza, proprio dando per scontato che Crowley è quella roba lì. E questo non va bene, perché è una disinformazione grave sia dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista proprio etico, per cui è necessario chiarire alcune cose, intanto su quello che è la corrente 93, su quello che è la forma del Telema, ante e post Crowley, al di là di Crowley come personaggio, come dicevo prima. E poi è necessario così fare un attimo di informazione un pochino più precisa su chi è stato Aleister Crowley, nel bene, nel male, non era certo un santo, probabilmente era una persona antipaticissima con la quale averci a che fare, non lo so, però sicuramente era un grande provocatore, personaggio geniale, eclettico, scalatore, pittore, poeta, personaggio veramente dalla cultura enciclopedica, geniale, un po' folle, grande viaggiatore, grande sperimentatore, e ha sicuramente provocato la cultura del suo tempo, anche in maniera volontaria, anche in maniera dura, anche in maniera scandalosa, lo ha fatto, è vero, era necessario farlo, lui si è proprio catapultato contro il perbenismo vittoriano, contro la Chiesa e i suoi rappresentanti, nonché il suo Dio, tra virgolette. Non per questo
si può parlare di Crowley come un satanista, né tantomeno come fondatore del satanismo, perché non lo è stato, il satanismo è tutta un'altra storia. Per essere satanisti bisogna essere cattolici, prima di tutto. Quindi Crowley, recuperando una serie di chiavi mistico-magiche di sapore precristiano, pagano, non riconosceva e sicuramente non si riconosceva all'interno dei paradigmi giudaico-cristiani. Per cui non può essere satanista chi non si riconosce in quei paradigmi, non crede, non sostiene, non si riconosce nel paradigma pecore, pastore, lupo, fedeli, salvatore, diavolo. Questo è un paradigma tipicamente giudaico-cristiano che il cattolicesimo ha sviluppato vieppiù nei 2000 anni che caratterizzano la sua storia, e quindi chi non si riconosce in quello schema e quindi si rifà ad un misticismo e ad una ampiezza spirituale che va ben oltre quello schema, non può certamente né fondare il satanismo né essere definito un satanista. Quindi per essere satanisti bisogna essere cattolici. Ha sempre negato l'esistenza del diavolo. Ecco. Quindi oggi lo so che nel pastone New Age va tanto di moda, da una parte cavalcare le teorie complottiste, allora in quel caso lì per farsi belli bisogna parlare male del Vaticano e dell'Opus Dei. Dall'altra parte però, quando si parla di capire chi ci deve salvare, facciamo rientrare dalla finestra i preti, gli esorcisti, i demoni, i diavoli, e quindi alla fine, no, anche il film Alan Brown, eccetera, eccetera, salta fuori che alla fin fine c'è questo ammiccare comunque a Gesù Cristo, il Salvatore, che arrivi vestito da Ashtar Sharon, che comunque torni sulla terra come da bibliche profezie, però alla fine si ricade in quello schema lì. E la New Age ha le idee molto confuse, una certa New Age moderna, niente a che fare con la New Age di Timothy Leary o di McKenna o di Aldous Huxley. Ecco. Una certa moderna New Age, nel suo gran pastone di riferimenti e di banalizzazioni e di superficialità nella filosofia, nel metodo, negli schemi che propone, ecco che non si capisce bene, mette dentro un po' di Vaticano, un po' di Crowley, un po' di satanismo, un po' di ordine mondiale e fa una grandissima confusione. A volte anche creando dei problemi a chi le idee chiare vorrebbe averle, perché non si nega che esistano delle sedi di potere che ci vogliono controllare, governino di qui, di là, bene o male, dietro le quinte ci siano poteri forti, questo non lo nega nessuno, ma da dire che dietro a quella roba lì ci siano alieni, rettiliani, satanisti, di cui il Crowley sarebbe, no, il grande totem, ecco, questo è assolutamente ridicolo e poi comunque anche storicamente sbagliato dal punto di vista delle informazioni. Quindi è importante fare chiarezza. Poi ripeto, Crowley è stato un personaggio provocatorio, è stato un personaggio, uno sperimentatore, c'è chi lo ritiene un maestro, c'è chi lo ritiene comunque un grande ispiratore, un grande sperimentatore, che tuttavia è stato un cattivo interprete egli stesso degli insegnamenti di cui era canale. Uso questo termine, no? Lui probabilmente avrebbe usato altri termini e in quei tempi si usavano altri termini, però lui indubbiamente è stato canale di un messaggio, di certe intuizioni, ha avuto la genialità di entrare nel merito di tutti i contenuti dell'esoterismo mondiale, o quasi, per sistematizzarli, forse per la prima volta in quel modo così completo, così ampio, in un grande sistema magico, da conoscersi nelle sue chiavi originali e da rinnovarsi alla luce di una nuova era. Lui è stato uno di quelli che, quando ancora non si parlava né di era d'acquario, né di New Age, né di nuova era, aveva sentito puzza di nuova era. Lui è stato uno dei primi che parlava di qui, ragazzi, stanno cambiando i paradigmi, cambierà qualcosa, siamo alle soglie
di un cambiamento epocale. Ecco, allora poi usava anche le tradizioni per descrivere i connotati di questo cambiamento. Si parlava di cicli cosmici, Kali Yuga, eone di Osiride, eone di Horus. Usava quel simbolismo per descrivere quello di cui comunque lui aveva una netta percezione. Quindi era necessario rinnovare una serie di conoscenze relative all'ermetismo, alla gnosi, alla cabala, ai sistemi divinatori, all'alchimia, alla luce di un grande cambiamento di cui ogni uomo e ogni donna nel profondo del proprio cuore era il propulsore. Quindi ecco la centralità dell'individuo in quanto bestia, in quanto Dio, ma detentore, portatore di quella scintilla divina, di quel Dio occulto, risvegliandosi al quale poteva veramente determinare il proprio risveglio di coscienza e di conseguenza accedere, attraversare le porte di una nuova era che Crowley definiva come Eone di Horus. Ora, io sono felicissimo di avere qui con me Claudio, grandissimo amico, fratello e... non siamo massoni, mamma mia, qui bisogna stare attenti a parlare perché se dico fratello, qui si immaginano già, ecco, cosa, chissà cosa diavolo, centri di potere. Profondo conoscitore delle tradizioni esoteriche d'Oriente e Occidente, tiene anche un seminario per l'Accademia a questo proposito, e anche per sua esperienza personale profondo conoscitore del Telema, della corrente 93 e anche di Crowley evidentemente, quindi gli aspetti più storici e magico-operativi li lascio a descrivere sicuramente a Claudio. A me premeva fare questa introduzione per dire, allora cerchiamo di dare delle informazioni corrette, capire qual è stato il messaggio di questo personaggio, al di là del personaggio, che anche secondo me non è stato un perfetto interprete di quello di cui è stato portatore, però è stato portatore di un messaggio importantissimo che non possiamo sottovalutare. Ho portato anche dei testi di riferimento, una piccola bibliografia che poi vi consiglierò, perché è ora che chi voglia parlare di Crowley o interessarsi di Crowley legga Crowley e non legga cose che altri hanno scritto di lui nel bene o nel male. E quindi è importante dare delle informazioni che siano corrette, ma soprattutto entrare nel merito di questa corrente cosmica antica, stellare, che coincide con questa nuova era, per usare un termine che ormai oggi siamo abituati a pensare, ad usare. E quindi è molto più importante, ecco perché non l'ho messo neanche in locandina Crowley, a noi interessa parlare di Telema e della corrente 93. Ovviamente essendo stato lui il canale, cioè colui che ha risvegliato certe conoscenze, certe forze, non si può ovviamente non parlare di Crowley e non dire anche due parole su di lui e non leggere alcune cose che lo riguardano o che lui stesso ha scritto. Quindi io qui ho voluto riportare queste tre affermazioni che sintetizzano, sono tre enunciati che sintetizzano effettivamente la formula del telema. Telema è una parola greca, significa volontà. E attorno a questa parola che è la formula, la chiave fondamentale per il proprio risveglio, quindi la volontà, nasce una concezione della vita dell'uomo e del risveglio spirituale, ma anche del ruolo che l'uomo ha nell'universo in quanto Dio incarnato. E questa filosofia può effettivamente trovare in queste tre frasi, in queste tre affermazioni, la sintesi, il distillato. Faccio che vuoi, sarà tutta la legge, amore è la legge, amore sotto il dominio della volontà,
ogni uomo, ogni donna è una stella. Sono frasi riportate da un testo di cui vi parlerà Claudio, che corrisponde alla rivelazione di cui Crowley è stato ispirato in un certo momento, in un certo posto, in un certo modo. E qui troviamo tutta quella particolare filosofia che poi dal punto di vista operativo, no, vivifica, attualizza quella che è la corrente 93. Perché 93? Perché secondo la gematria, che è quella tecnica cabalistica per cui trasformando le lettere in numeri, le parole in numeri, quelle parole che hanno numero uguale hanno attinenza tra loro. Ecco, adesso ve lo dico così, tagliata a fette grosse, no? La gematria è una scienza molto complessa, non parliamo della cabala. Quindi la parola telema, volontà, corrisponde nella cabala greca al numero 93, ma al numero 93 corrisponde anche agape, che è amore. Quindi volontà e amore sono i due pilastri, le due chiavi, le due formule applicando le quali è possibile accedere a se stessi, accedere ad un percorso vi è più rinnovato in questa epoca di risveglio di coscienza. Però bisogna comprendere che cosa intendiamo per volontà, che cosa intendiamo per amore, chi esercita, chi vive questa volontà, questo amore, e allora ecco che si apre lo scenario filosofico, metafisico, esoterico e magico di questa particolare dottrina. Ti lascerei un po' riportare l'attenzione magari sugli aspetti storici e poi andiamo a braccio, insomma, vediamo un po'. Mi raccomando, fate domande perché è un argomento complesso, delicato, che noi stiamo cercando di presentarvi in forma accessibile e chiara. Se dovessero esserci ancora dubbi sulla questione Crowley, satanismo, eccetera, eccetera, parliamone, perché è importante chiarire questo aspetto qui, perché sono veramente, su Crowley è stato scritto un vero e proprio sciocchezzaio di stupidaggini che va proprio definitivamente chiarito. Che poi i satanisti o certi personaggi o certi buffoni si riempiano la bocca con Aleister Crowley, è vero, è successo, succede, però con Crowley non ha niente a che fare. Quindi ne abbiamo un bellissimo esempio con la religione cattolica, no? Che non ha niente a che fare con il Gesù storico e tanto danno ha fatto. Allo stesso modo siamo qui a dire che i satanisti sicuramente tanto danno fanno, ma che con il Crowley hanno veramente niente a che fare. Ok? Sì, in effetti più che essere Crowley il padre dei satanisti moderni, sono i moderni satanisti a ispirarsi decisamente alle deviazioni dal messaggio crowleyano, e quindi tirando l'acqua al proprio mulino hanno preso alcune frasi, vedete già la prima, fai ciò che vuoi sarà tutta la legge, che sono volutamente frasi che si prestano a un certo tipo di ambiguità e che suonano forti, e quindi le hanno piegate tutto sommato a vantaggio e giustificazione dei capricci del momento. Però la cosa interessante è che raramente si è assistito nella storia moderna di grandi personaggi ad attacchi simili a quelli a cui è stato sottoposto Crowley già durante la propria vita, e non solo dopo. Questo per, come ha accennato Carlo, per una serie di attitudini nella personalità dello stesso Aleister Crowley che facevano dell'arma della provocazione lo strumento principale con cui muoversi in quello stretto e oppressivo mondo dell'educazione vittoriana, capite? Tra l'altro lui, essendo nato da genitori appartenenti a una setta fondamentalista cristiana, la setta di Plymouth, aveva ricevuto un'educazione che definire repressiva è dir poco, perciò con questa smania di ribellione c'è anche un contenuto della personalità intima del vissuto di Crowley che non dovrebbe essere abusata, visto che riguarda il soggetto, no? Crowley, la sua vita non dovrebbe essere abusata per farne poi invece largamente un concetto legato alle sue filosofie. E c'è da dire, e questo è vero, che purtroppo il merito di Crowley è sminuito prevalentemente da persone che sono ben lungi dal superarlo. Succede spesso questo.
Una personalità così eclettica, così geniale, ha finito per sforare in molti campi della vita. Lui ha veramente la tracotanza del genio e l'incontenibilità del genio. Quindi naturalmente ha finito per dare fastidio a molti intorno a lui. Molto facile attaccare persone che si mettono così in vista, soprattutto su quelli che sono il lato debole o più facilmente attaccabile della sua personalità, piuttosto che non cercare di fare qualcosa per superarne i contenuti o quantomeno riuscire a proporre un paradigma o un insieme di nozioni che contrastassero le sue idee sul suo terreno, cioè proprio quello della proposta filosofica o dottrinale, se vogliamo includere anche l'aspetto pratico. Fin qui penso che sia qualcosa di ancora oggi insuperato come merito il fatto di aver costretto ogni indagatore dell'esoterismo, anche uno che si occupi solo superficialmente della storia dell'esoterismo occidentale, a sprofondare necessariamente nel confronto con la sua dottrina. Capite? È impossibile sfuggire a un confronto con Crowley se si studia questa materia anche solo superficialmente. Questo tutt'oggi è un merito insuperato. L'effetto Crowley nell'esoterismo dell'Occidente, nell'esoterismo europeo di quegli anni è paragonabile all'effetto di uno tsunami. Si può parlare di un prima e di un dopo Crowley, come accennava poco fa Carlo, ed effettivamente è qualcosa di equivalente all'effetto tornado che nella storia della filosofia può aver avuto un Friedrich Nietzsche, no? Da quel momento in poi nulla sarà più la stessa cosa, quindi bisognerà per forza confrontarsi con questo personaggio. E fuori appunto dai pregiudizi, fuori dalle sciocchezze, dalle esagerazioni e da tutti coloro che hanno deciso di sputare su questo nome e sui suoi contenuti solo sfruttando alcuni lati un po' scomodi e sfacciati del suo porsi in maniera così antitetica nei confronti della società, ci restano dei contenuti. E io è di questo che preferirei sinceramente parlare, di aspetti biografici della vita di Crowley. Potete trovare sufficienti informazioni, c'è un bel libro uscito in italiano da poco, piuttosto serio, perché non tutte le biografie sono serie ed accurate. Questo libro si chiama Fai ciò che vuoi e lo trovate pubblicato per la casa editrice Castelvecchi, è uscito un paio d'anni fa se non sbaglio, è una delle più accurate che abbiamo in Italia, Sutin, se non ricordo male, sì, l'autore, sì. E, di questa biografia. Questo per soddisfare l'eventuale interesse o curiosità che le persone possono avere nei confronti delle vicende della vita di Crowley. È vero che sebbene sia... Non ha mai mangiato bambini, esatto. Perché se ne sentono... Sì, sacrifici umani, cioè. No, a differenza di altri non ha mai ucciso nessuno. Le sue armi in fondo si sono limitate a quelle della forte provocazione. Faceva un po' suo il motto di Oscar Wilde, no? Cioè la sola cosa peggiore del parlare male di un argomento è il non parlarne affatto, e quindi lui naturalmente con questa formuletta del parlatene male purché se ne parli cercò di porsi chiaramente in maniera antitetica. Però dovete anche pensare, cioè quello che non possiamo fare, perché non è lecito da persone serie, è scindere Crowley dal contesto storico-culturale in cui cresce. Questo è un errore grossolano e madornale che una persona che vuole togliersi i pregiudizi dalla testa non può permettersi di compiere. Crowley è figlio dell'epoca e dell'Inghilterra di quel tempo, dell'educazione di quel tempo, dell'atmosfera che si respirava in quei giorni di neo-oscurantismo, capite? In cui un nuovo medioevo veniva eretto, magari malcelato anche sotto forme di emancipazione apparente, no? Vedete la frenesia illuminista, per esempio, eccetera, ma che tutto sommato costringevano il soggetto. E naturalmente, essendo figlio del suo tempo, anche molti dei suoi contenuti, che poi Crowley stesso, sebbene non l'abbia sempre ammesso, però trovò fonti di ispirazione in vari campi, noi oggi cercheremo anche di dare alcune indicazioni in questo senso, finiscono per rappresentare l'inizio, il primo passo di un movimento che nel tempo, un po' effetto valanga, ha preso proporzioni tali che nemmeno lo stesso Crowley nella sua più rosea e fervida immaginazione avrebbe mai osato sperare. Io credo che si divertirebbe tantissimo oggi Crowley a vedere come la situazione attuale ancora il suo nome riverberi, come venga tirato dalla giacchetta a seconda dei casi di detrattori o di
o di persone che ne seguono invece il messaggio. Diciamo che non bisogna fare l'errore, anche questo sarebbe molto grossolano come errore, di mettere Crowley come un punto di arrivo anziché un punto di partenza. Crowley fu un ottimo punto di partenza, ma sarebbe un pessimo punto di arrivo. Non siamo nell'Inghilterra vittoriana, non siamo nella fine del 1800, di acqua sotto i ponti ne è passata, sono cambiate molte cose. Dobbiamo distinguere chi segue Telema dal crolliano, cioè da chi trasforma Crowley in una specie di divinità. E questo purtroppo è successo. Sì, si erige il culto del Crowley come persona e si finisce per fare quell'errore grossolano che poi fa sì che sia difficile procedere oltre il messaggio del capostipite di turno. Questo non deve succedere, Crowley non l'avrebbe voluto, per quanto il suo ego potesse essere smisurato e per quanto autocompiacimento potesse provare nel sapere quanto si parli di lui, però non avrebbe certo approvato di essere il terminale ultimo. Fu un'apripista, ha iniziato un movimento, ha mosso un primo passo, poi di strada ne è stata fatta parecchia e la maggior parte dei contenuti della dottrina del Telema sono ancora oggi da decrittare, proprio per la tremenda complessità di questa faccenda. Noi oggi ovviamente cercheremo di rendere le cose più semplici e accessibili possibile. Innanzitutto un discorso legato a un episodio della sua vita che è destinato a influenzarne tutto il successivo sviluppo, e mi riferisco a un episodio avvenuto nel 1904 nella città di Al-Kahir, il vittorioso, cioè il Cairo. Si trovava in luna di miele, Crowley si era appena sposato e a un certo punto attraverso una comunicazione in uno stato di trance che la sua neo moglie, che aveva qualità medianiche, fa passare a Crowley: ti stanno aspettando, no? Questa è la frase, ti stanno aspettando, quindi dà indicazioni su un certo luogo, un certo orario in cui il giorno dopo avrebbe dovuto presentarsi il buon Aleister Crowley per ricevere un messaggio. Succede quindi che nell'arco di 3 giorni, sempre tra mezzogiorno e l'una dell'ora di pranzo, tra l'8, il 9 e il 10 di aprile del 1904, Crowley, in uno stato anche lui di trance, riceve sotto dettatura quel testo che va sotto il nome, lì ne abbiamo una copia, che andrà più tardi sotto il nome di Al, ma che all'inizio si chiamava semplicemente Liber, cioè libro, Legis, cioè della legge. Una nuova rivelazione a tutti gli effetti. Che cosa? Questo già è un punto spinoso, capite? Le rivelazioni o i testi rivelati nel corso della storia abbondano. Purtroppo alcuni di noi si saranno sentiti dire che solo l'Antico e il Nuovo Testamento sono parola di Dio. Ovviamente questa è una sciocchezza, andate in India e vi sentirete dire che solo i Veda prima sono parola di Dio e in altri casi solo i testi tantrici sono la rivelazione assoluta. Parlate con un musulmano, sarà il Corano a essere il testo rivelato per eccellenza. Insomma, di rivelazioni abbonda la storia, a meno che io non pensi al fatto che Dio abbia parlato direttamente ad alcune persone in determinati modi. Questa è un'opzione. Posso pensare che si tratti di testi ispirati. E allora, a meno che una persona non menta spudoratamente riguardo il contenuto e la natura della propria rivelazione, di solito quello che succede, di solito quello che succede è che una persona, se vive un momento di forte ispirazione, può realmente avvertire una voce che detta determinati contenuti. Questo fenomeno non ci deve sorprendere. C'è anche una parte della psicologia che spiega questo fenomeno. Crowley identificò la fonte delle informazioni, cioè di questa dettatura, in un'entità da egli stesso definita preter umana, cioè al di là del mondo umano, che definisce se stessa con il nome di Aiwas. C'è tutto un discorso di gematria anche in questo caso, di traduzione numerica di questo termine, ma tenete presente solo una cosa interessante. In arabo, era al Cairo in quel momento, in arabo la parola Awas
significa letteralmente voce. La voce. Non importa, non ci interessa sinceramente sapere se si trattasse realmente di un'entità preterumana, se fosse l'inconscio o il subconscio o il superconscio di Aleister Crowley in quel momento a dettare questi contenuti. Ci resta un libro con dei contenuti. Poi ognuno si può fare le proprie idee. Uno può anche pensare che se lo sia inventato razionalmente, passo dopo passo. Non ci interessa, ripeto, perché non è lì che si risolve la faccenda. La faccenda si risolve nei contenuti, naturalmente. A questo testo seguiranno poi una serie di altri testi che fanno da corollario e vanno tutti sotto la definizione larga di testi sacri di Telema, sacri nel senso di rivelati. Anche qui abbiamo un esempio, ecco, una pubblicazione. Alcune raccolte, poi magari leggeremo qualcosa. Alcuni passaggi dei testi sacri. Quindi abbiamo una categoria di testi che contengono informazioni a carattere teorico e pratico, che sono rivelati, almeno stando a quanto dice Crowley, accettiamo pure questa definizione, da questa fonte chiamata Aiwass, fin qua ci siamo, tutto molto semplice, e che lo stesso Crowley faticò non poco a cercare di decifrare. E alcuni passaggi o addirittura alcuni interi capitoli di questi testi sacri resteranno per l'intera vita di Crowley così enigmatici da rappresentare un nodo insolubile nella sua coscienza. Poi, dopo di lui, altri personaggi si sono occupati di portare avanti l'asticella, no? Un po' più in alto, cercando di allargare il fronte interpretativo. Pensate che chi svolge ricerche e studi interdisciplinari, quindi non a compartimenti stagni, ci aiuta a comprendere come oggi alcune conquiste delle neuroscienze, piuttosto che della meccanica quantistica, dell'astrofisica, alcuni modelli e concezioni della materia, della realtà e dell'universo, possano effettivamente trovare dei riferimenti o essere utili come chiavi interpretative per alcuni versi del Liber Legis. Quindi questo è molto interessante perché è un testo che, essendo un testo sacro, esoterico, è evidentemente un testo olistico a 360 gradi, che riguarda quella gnosi universale che tocca tutte le discipline, che quindi può essere sì una fonte di ispirazione per un percorso etico e spirituale, ma può essere anche una fonte di informazioni per comprendere determinate dinamiche dell'universo che oggi la scienza moderna, che è molto più alleata di quanto pensiamo rispetto allo spiritualismo moderno della verità, perché se fino a qualche secolo o decennio fa la scienza poteva essere un ostacolo, una restrizione, oggi invece è un fantastico alleato della ricerca esoterica. Perché molti scienziati moderni stanno ammettendo che le frontiere della scoperta scientifica ben si coniugano e anzi trovano riscontri precisi nelle grandi religioni dell'Oriente, nelle grandi filosofie e insegnamenti esoterici di tutti i tempi, nelle tradizioni sciamaniche, lo dicono gli scienziati. Ed è loro impegno oggi, io conosco molti ricercatori, medici, scienziati, fisici, che stanno indagando la realtà anche attraverso le chiavi dell'esoterismo in maniera molto più seria di quello che oggi fanno i New Agers, che invece forse costituiscono oggi l'elemento di confusione molto peggio che la scienza rispetto all'indagine spirituale ed esoterica della realtà. Piccolo inciso, quindi, come tutti i testi che possono essere considerati sacri, lui prima ha citato i Veda, per esempio, no? Ma anche testi della tradizione giudaico-cristiana, assolutamente, possono contenere elementi che si scoprono magari quando le avanguardie scientifiche arrivano a riconsiderare la realtà alla luce di scoperte straordinarie. E questo è molto interessante.
Sì, d'altronde ragazzi, parliamoci chiaro, la forza di un testo rivelato e dei testi sacri in generale è nella natura del suo linguaggio, solitamente sufficientemente criptico ed ermetico da non consentire che la ratio sia la chiave d'accesso ideale per riuscire ad aprire quella scatola. Allora ci vuole un altro approccio. Quelle parole non sono dette per la mente e per la ragione, sono dette per il cuore, per le viscere, per i genitali, cioè riecheggiano da altre parti. E la natura del testo sacro, in ragione del linguaggio, consente quindi delle possibilità interpretative che potremmo dire si collocano a più livelli contemporaneamente, dal puramente metafisico, astratto, al più infinitamente concreto del lato fisiologico o biologico e chimico, capite? Il potere di attribuire una multiversatilità di interpretazioni, la stratificazione contemporanea delle interpretazioni, è consentita dalla natura del linguaggio. Quindi il potere dei testi sacri di solito è proprio quello di dire senza esaurire il ciò che vogliono dire, cioè lasciando un margine di non detto in cui lo spazio dell'immaginazione del soggetto che sta leggendo quel testo colma la lacuna. Mi spiego? Sì. Questa è una caratteristica in generale dei testi sacri, a maggior ragione i testi sacri di Telema, che hanno un linguaggio e un insieme di formule decisamente ermetico e che si può prestare contemporaneamente a una gamma vasta di interpretazioni. La cosa interessante a proposito del Liber Alve Legis è che è costituito di 3 capitoli in totale, poi daremo un accenno ai contenuti di ciascuno. Ma oltre ai 3 capitoli vi è un commento finale che ha un'importanza enorme alla luce del testo, perché in questo brevissimo commento finale viene esplicitamente proibito lo studio e l'interpretazione del testo in questione. È saggio distruggere questa copia, quella che ha tra le mani, dopo che la persona l'ha letta. Se ciò non verrà fatto, a rischio e pericolo della persona. È proibito, da un lato, lo studio, ma soprattutto siano evitati come centri di pestilenza, così dice il commento, coloro che commentano questo testo. Siamo spacciati. Perché? No, infatti lo scopo era far sì che ognuno di noi diventasse un centro di pestilenza. L'effetto contagio del virus della libertà, che è il traino etico, era probabilmente l'intento. Io ricordo che la prima volta distrussi la copia, no? Che avevo del Liber Legis dopo averla letta. Era preziosa, ma sebbene in fotocopia, aveva un valore affettivo, era un atto magico in un certo senso. Poi ho capito che in realtà forse volevo diventare un centro di pestilenza. Che cos'è il trucco dietro quest'idea del proibire l'interpretazione? Abbiamo visto che cosa è successo ai testi sacri. Prendiamo il Nuovo Testamento, prendiamo solo il Nuovo Testamento, la lieta novella di Gesù Cristo. Perché dal Nuovo Testamento, prendiamo solo i sinottici, ok? Diamo per buona l'esclusione degli apocrifi, solo i 4 Vangeli canonici. Perché da lì io, cattolicesimo, ortodossi, protestanti, evangelisti, avventisti, e il settimo giorno, e chi più ne ha più ne metta. Perché? Perché in determinate epoche salta su uno e dice: questo vuol dire questo vuol dire quest'altro, questo si fa così, questo si fa cos'ha, e chi lo ama lo segue. Però un giorno salta fuori un altro e dice: no, no, questo vuol dire quest'altro, e quest'altro vuol dire questo, e chi lo ama lo segue, e si creano 2 sette. Capito? Chi crede di essere in possesso e di detenere le chiavi dell'interpretazione corretta, in virtù di qualunque ragione, può essere personale o può essere un interesse, l'interpretazione corretta di un testo sacro favorisce quella divisione settaria a cui abbiamo già assistito nel corso della storia. Crowley in fondo questo non lo voleva, o Aivas non lo voleva. Allora, il modo migliore per evitare questo è far sì che ognuno si senta in possesso
delle chiavi interpretative di questo testo, e che se settarismo deve essere, ognuno costituisca un insieme a sé stante. Chi è che trionfa in questo caso? Riesco a spiegarmi? Cioè, sì, no? Mi seguite? Chi trionfa in questo caso è il soggetto puro, l'individuo. Allora, parliamo dell'etica o della filosofia alla base di Telemann. In questo libro piuttosto articolato, e in tutto l'impianto dottrinale di Telemann, abbiamo un traino etico ben preciso. In una parola, libertà. Questo ha un senso nell'ottica dell'epoca. Pensate un po', andiamo indietro con la mente, facciamo uno sforzo immaginativo, ci proiettiamo in tempi antichi, qualche millennio prima di Cristo, nell'epoca dei Veda, nell'epoca dello Zen Avesta, per esempio. Se leggiamo quei testi sacri, scopriamo che una delle principali attività dell'uomo era determinare il concetto di giustizia, il bene e la giustizia. Di quanto, a che livello sono intrisi quei testi sacri di nozioni giuridiche? A tale colpa deve corrispondere tale pena, perché si stava determinando nell'inconscio collettivo, nelle menti di tutti, chiamiamole come vogliamo, si stava determinando l'idea di giustizia, intesa come proporzione, come equilibrio. Ok, anche i filosofi del tempo antico, nella Grecia, hanno avuto il bene e la giustizia come obiettivi, da mettere a fuoco. Una volta che, trascorsi i secoli, il concetto di giustizia è stato assorbito dalla mente collettiva, che non significa realizzato nei fatti, ma almeno è stato assorbito come concetto perché è stato determinato, cosa si crea? Si crea lo spazio sufficiente per un nuovo concetto che si fondi su quello di giustizia. Cioè quello che prima era un miraggio e poi è stato definito diventa il gradino, il primo gradino di una scala, pronto ad aprire il varco al secondo gradino. Dall'idea di giustizia si è arrivati all'idea di uguaglianza. Perché a un certo punto appaiono Krishna o Cristo a lanciare un messaggio di uguaglianza che si sbarazzasse ora del modello delle caste, ora del modello del popolo eletto, per citare solo questi due casi? Proprio perché dall'idea di giustizia sorge l'idea di uguaglianza. Ognuno di noi deve avere pari diritti alla nascita. Dalla nascita siamo tutti uguali e meritevoli di pari dignità. Il sangue di mio padre e di mia madre non deve influenzare il mio destino. Le colpe dei padri non devono cadere sui figli. Ci siamo. Uguaglianza. Gesù e Cristo. Una volta assorbito, e ripeto, non realizzato, ma assorbito il concetto di uguaglianza, è un discorso che riguarda l'inconscio collettivo, ecco che dall'uguaglianza è la diversità quella che si propone come passo successivo. Se ho capito il diritto inalienabile che ognuno di noi ha alla nascita come pari status, che cosa ne consegue, visto che siamo tutti diversi? Che ognuno ha il pieno diritto di essere se stesso, cioè mostrare la propria diversità. E come si chiama questo in una parola? Libertà. Mi sono spiegato? Se questo è un processo naturale, dimmi, prego. Vabbè, ma già alla nascita, già come il nostro codice genetico nel sangue, diciamo, in effetti non abbiamo tutte le stesse possibilità e le stesse... Non c'è dubbio. Difatti uguaglianza non vuol dire... Proprio per questo dico sorge l'idea di diversità, proprio perché in realtà noi non siamo tutti uguali, anzi siamo tutti diversi. L'uguaglianza è prima e la diversità è lo sviluppo. Io a volte ho così delle idee, mi domando se, cioè, non è l'individuo che si evolve, è la razza, e quindi le modificazioni che avvengono anche a livello cellulare riguardano tutto il genere umano, insomma. Quindi questo è un discorso giusto, però va visto in un contesto più ampio, secondo me. Sì, naturalmente io condivido il fatto che se c'è un'umanità, c'è innanzitutto, o un inconscio collettivo, c'è innanzitutto una totalità con cui fare i conti. Ma i soggetti che fanno parte di questa totalità, i puntini che stanno in questo insieme,
arriva un momento che rivendicano ciascuno per sé il proprio diritto inalienabile e sacrosanto a far o a dir la sua. E questo è il modello graduale. Perché in India si parlava di Kali Yuga, come era di fine dei tempi? Che cos'era nell'ottica dell'uomo dell'India antica il Kali Yuga? Prima c'era un quadrato solido o un cubo, mettetela come volete, solido, costituito dall'ordine sociale, insieme delle caste, i riti obbligatori, questo parcellizzare l'esistenza dei soggetti in modo univoco, chiaro, sottrarre i figli ai genitori in giovane età per dare a tutti la stessa educazione, impedire che a un muro di distanza vengano trasmessi valori diversi da quelli che altri trasmettono, per esempio. E l'idea che tutto questo fosse tenuto in piedi dai riti obbligatori. Tutti dovevano obbedire a queste istanze. Rompere questo schema avrebbe cancellato i limiti di questo cubo. Aprendo questo cubo, sciogliendone la struttura, tutto quello che è contenuto, e parliamo di soggetti, all'interno del cubo si sparpaglia. E la disgregazione o dissoluzione. Il Kali Yuga è visto come l'era in cui ogni soggetto, che non può più nemmeno fidarsi del maestro o del pastore di turno, perché magari ti fotte i soldi, perché magari ti vuol portare a letto, perché magari, insomma, deve innanzitutto fare da sé, ma almeno rispetto a prima ne ha il potere. Allora, avete presente come finisce una partita a nascondino quando non è colui che va a caccia dei nascosti a trovarli tutti? Chi si ricorda come finiva la partita di nascondino? Tutti liberi, libera tutti. Finiva così, 1, 2, 3, liberi tutti. Telema costituisce la fine della partita al nascondino dell'esistenza fino a questo momento. 1, 2, 3, liberi tutti vuol dire anche, da un certo punto di vista, costringere l'individuo a una responsabilizzazione enorme, anche karmicamente parlando. Da un certo punto di vista è più facile essere schiavi, obbedienti, addomesticati, perché delego la mia responsabilità d'azione a colui che mi ordina le cose che devo fare, che devo pensare. Essere invece dio del proprio sistema implica il prendersi in mano le palline e cercare di essere responsabili o autori, per usare il termine che ha usato Carlo prima, della propria vita, della propria esistenza. In questo risiede un po' la chiave del concetto di liberi tutti. Se non fosse che, non essendo esattamente a un livello di maturità collettiva, e qui rispondo in parte a un'altra componente della domanda, della questione che hai posto, non essendo tutti esattamente pronti sullo stesso livello all'assunzione di questa responsabilità, ne deriverà che potenti squilibri accompagneranno questa istanza nel suo presentarsi al mondo. E squilibri stiamo vivendo, di squilibri ancora ne vedremo notevoli. Io ho parlato di giustizia, uguaglianza e libertà come esempi di traini etici, no? Di ere. È ovvio che nella storia non esistono le linee nette, ogni cosa si mischia con un'altra, non è che si è passati un giorno dalla giustizia all'uguaglianza, no, sono ere. Ma se guardo la storia da fuori posso delineare dei grandi periodi. Il termine eone dal greco aion, che è il latino evum, vuol dire era, semplicemente. Ci sono delle ere in cui lo spirito del tempo, lo zeitgeist, è dominato, o inconscio collettivo, è dominato da un certo tipo di priorità. Oggi noi non assistiamo più qui in Europa, e ci sembrerebbe aberrante assistere nelle pubbliche piazze alle macchine di tortura e agli strumenti di morte. Questo succedeva fino a 3-4 secoli fa. Questo succede ancora oggi in altre zone del mondo. Domani, spero, troveremo e proveremo aberrante e ribrezzo nei confronti di alcune cose che per noi oggi sono incredibilmente ovvie e scontate. Questo non in termini di evoluzione,
il passaggio, come spirale, no? Ogni volta torno allo stesso punto, ma non sono sullo stesso livello, è cambiato qualcosa. Il logos è una spirale, anche l'inconscio collettivo si muove un po' a spirale, sembra tornare indietro, ma per trovarsi poi su un altro livello, che può essere anche solo interpretativo, no? O di coscienza. Allora, mi preme che sia chiaro che libertà è il movente della dottrina di Telema, e non la libertà capricciosa del represso, del bambino o dell'adolescente, che è sempre una libertà contro qualcuno o contro qualcosa. Cioè non la libertà come opposizione, anche se Crowley viveva in un'epoca in cui la libertà doveva necessariamente essere innanzitutto opposizione alle forze che cercavano di tiranneggiare e opprimere questa libertà, ma libertà come assunzione di responsabilità delle azioni, pensieri e parole inclusi del soggetto. Ecco, aggiungo certo, qualcosa. Ecco, visto che non riusciremo oggi ad approfondire, ad entrare nel merito delle tante componenti di questa concezione, vediamo di così dare comunque degli elementi che possano ispirare il vostro studio personale, visto che poi stiamo parlando anche di capacità di autodeterminare e in forma autonoma e libera il proprio percorso anche di studi, anche di pratiche. Quindi volevo cogliere questa occasione che mi dà Claudio per dire due parole sul primo enunciato, però forse conviene dire anche due cose sul concetto di corrente 93, sul concetto di Telema. Allora, la corrente 93 abbiamo visto perché si usa il numero 93 come riferimento, no? I due pilastri, la volontà e l'amore. Volontà e amore di cui parla, adombrandone i significati più estesi, il Liber Legis e tutta la letteratura telemica. Peraltro, ripresentando e rinnovando tematiche e concetti che ritroviamo anche nell'esoterismo mondiale di tutti i tempi, ovviamente. Perché poi quella è... Corrente 93, per corrente 93 tecnicamente si intende un flusso di coscienza, una corrente di conoscenza e di energia antichissima, e quindi che torna, però torna per ripresentarsi, manifestarsi ad un livello superiore, e quindi con connotati diversi, con priorità peculiari rispetto alla nostra epoca, rispetto all'uomo di oggi, uomo-donna di oggi. Comunque per corrente 93 si intende un flusso antico di conoscenza, di energia, che fa capo a correnti di potere, di forza, che possono essere sprigionate da dentro, dalle profondità del nostro animo, così come possono trovare riscontro nel macrocosmo. Quindi si parla di culti stellari, quindi del ritorno di quei culti primitivi, antichi, non barbari, ma primitivi in quanto antichi, ma non in quanto sprovveduti, quei culti stellari che precedevano quelli che erano poi stati i culti della madre, i culti del padre, no? Quindi abbiamo queste grandi epoche, no? Dove abbiamo prima tutta la grande madre, i culti del matriarcato che poi diventa matrismo, i culti del patriarcato che poi diventa patrismo, e oggi siamo alla conclusione di un'epoca fortemente patrista, maschilista, per affacciarci ad una epoca dove i due principi possono nuovamente ricongiungersi, equilibrarsi e creare ulteriori generazioni di opportunità. Bene, i culti stellari sono quelli primordiali, prima della separazione, sono i culti che oltre alla luna, oltre al sole, individuano nelle stelle l'origine e il futuro dell'umanità.
In particolare la corrente 93 è quella relativa e associabile, metaforicamente o meno, alla stella Sirio e a tutti i suoi connotati e associazioni esoteriche, astrologiche e di varia natura. Quindi, questo è il significato di questa corrente stellare primordiale che viene riattivata e attualizzata in questa epoca, perché questa è l'epoca di un ritorno di questa gnosi cosmica e delle sue energie, che però vanno riattualizzate, riapplicate a quello che è il nostro schema umano odierno, ad un livello quindi diverso. Telema, ve l'ho detto prima, significa volontà ed è la parola chiave di questo sistema filosofico, dottrinale e magico, volontà, e poi vedremo di che cosa stiamo parlando, che cos'è la volontà, l'ho detto lì prima, non è quella libertà capricciosa e quindi non è quella volontà capricciosa, ma è qualcos'altro. E c'è da dire anche questo, che effettivamente forse non tanto il Crowley come persona, ma la dottrina del Telema è stata fra le prime che nel nostro mondo moderno ha voluto fortemente restituire alla donna un ruolo che non fosse quello della donna pia, sottomessa all'uomo, vergine, madre, triste, emaciata, no? Ecco, addolorata, incatenata, la Madonna dei Sette Dolori, ecco, tutta quella roba lì. Quindi, ma concezioni che permeavano comunque anche il magismo europeo, se pensate alle massonerie, comunque erano solari, adamitiche, maschili, comunque il concetto del guru era sempre maschile, alla fine, cioè c'era sempre una prevalenza, perché comunque siamo figli di questo grande eone di Osiride che è stato segnato da questa prevalenza, prevaricazione del maschile sul femminile. Ecco, con Telema abbiamo sicuramente, anche in ambito esoterico, ed eventualmente poi questo ha ispirato anche i movimenti sociali. Ecco perché i movimenti degli anni 60, degli anni 70, nella letteratura del 68, salta fuori Crowley. Certo. Ma salta fuori anche nella musica dei Beatles, dei Rolling Stones, David Bowie. Tirano fuori versi del Liber Hall nei loro brani, addirittura i Beatles l'hanno messo in una copertina di un disco, Crowley. No? Quindi voglio dire, Crowley è stato sicuramente un'avanguardia culturale rispetto a molti contenuti che poi negli anni 70 in maniera dirompente sono emersi, quindi il ruolo della donna, l'emancipazione della figura femminile, l'amore libero. Poi l'amore libero, quindi dal punto di vista sociale questo, dal punto di vista esoterico il recupero di una serie di chiavi, di energia, di conoscenza che hanno a che fare col femminile, che hanno a che fare con il ruolo della donna. Questo è un aspetto per esempio enormemente innovativo che troviamo nel Telema. Altro aspetto enormemente innovativo: Crowley e gli ambienti telemiti sono stati i primi, negli ambienti magico-esoterici, negli ambienti spiritualisti, a mettere insieme cose che fino ad allora erano tenute separate o non si pensava potessero andare a braccetto. Crowley parlava del, no, il metodo della scienza, lo scopo della religione, quindi l'indagare la realtà attraverso un metodo scientifico applicato però alle conquiste dello spirito. Pensiamo al mettere insieme per esempio la magia, l'alchimia, la spiritualità e la relazione non solo mistica e sottile con determinate forze che compongono gli ecosistemi dei piani astrali fuori di noi o dentro di noi, ma anche abbiamo con Telema le prime forme esplicitamente descritte come contattismo con entità extraterrestri provenienti da dimensioni extra-ultra-umane. È la prima volta che si mette insieme in un contesto magico-spiritualista il discorso che oggi conosciamo come contattismo e indagine ufologica.
La chiave, una delle chiavi interpretative a cui la moderna ufologia sta giungendo, ovvero la metafisica degli UFO, la ritroviamo già belle pronta nei contenuti delle esperienze teleniche o del Crowley stesso, che metteva insieme il concetto della relazione con forze spirituali al concetto della relazione con forme di energia e di intelligenza extraterrestri ed ultradimensionali, che possono prendere la forma dei contenuti che trovano, possono prendere le sembianze in proporzione all'utente con cui entrano in relazione, all'interlocutore con cui entrano in relazione. Di questo parla oggi l'ufologia moderna, certe branche dell'ufologia, no? Pensiamo ai miti di Magonia, adesso non so se... Però insomma io parlo in uno dei miei testi, nell'Ent'altro che se stessi, e enfatizzo questo ruolo che ha avuto Telema e il Crowley nell'interpretare anche i fenomeni di interferenza. Allora di ufologia non si parlava, però diciamo che questa connessione interdisciplinare tra riferimenti spirituali sottili ma anche extraterrestri, extradimensionali e alieni lo troviamo per la prima volta proprio all'interno di questa dottrina, ed era assolutamente rivoluzionario. Quindi vedete che ci sono delle cose che veramente hanno presentato per la prima volta determinate concezioni della realtà, della relazione profonda. Siamo anche negli anni di Einstein, che mette tutto in discussione, siamo negli anni di Freud, che parla di inconscio, e poi di Jung, che parla di archetipi. Siamo in quegli anni lì, di grande risveglio di determinate chiavi di interpretazione di sé e della realtà. Il fa ciò che vuoi sarà tutta la legge, che è poi la chiave principale, che è la frase tanto così incriminata, la frase incriminata, no? Ecco, perché è così importante? Perché in questa frase c'è molto, e non dobbiamo però certo interpretarla come fai quello che ti pare, tanto chi se ne frega. E questo è il nodo. Allora, intanto c'è una esortazione, fa. Sto commentando il libro, ho paura. Allora, c'è una esortazione, fa, quindi... Se conquisti non è per la grazia di qualche Dio, se fallisci non è per la punizione di qualche Dio o per la tentazione di qualche demone o diavolo. Tu sei il protagonista attivo della tua esperienza di coscienza, della tua esperienza esistenziale. Tu sei il protagonista attivo, non devi aspettare che altri decidano per te, non devi seguire comandamenti o insegnamenti di altri, se non per farne strumenti del tuo discernimento e della tua elaborazione personale. Quindi non vuol dire escludere la possibilità che ci si possa aiutare o che qualcuno ne sappia più di te e tu quindi umilmente lo ascolti, ma che non sia questo un affrancarsi dalle proprie responsabilità o un delegare il proprio cammino a qualcos'altro o a un Cristo che risorge e fa veramente tana libera tutti. Non funziona così, no? Perché lì no. Nel catechismo cattolico si vede che se tu credi nel sacrificio cristico sei salvo. Questo neanche il Cristo e la gnosi cristiana delle origini lo ammette come formula. Però devi credere nell'atto di qualcuno e quindi sei salvo. Come faccio a credere nell'atto di quel qualcuno e quindi sono salvo? Seguendo i dogmi della fede e quindi facendo come ti dice il prete. Invece qui c'è un fai. Fai, agisci, scegli, fa ciò che vuoi, sarà tutta la legge. Quando si parla di legge si parla proprio di legge in senso di dharma, no? Di legge in quanto chiave esistenziale. Vuoi e sarà. Allora, non è che è tutta la legge, non è già così. Perché non è già così? Perché tu, probabilmente, in questo momento, io in questo momento, non so che cosa voglio. E per sapere che cosa voglio, devo sapere chi sono. Allora, ecco l'esortazione. Comprendi chi sei veramente, qual è la tua origine, qual è la tua natura, al di là delle maschere, al di là degli ego, al di là delle manifestazioni del corpo e della mente. Scopri qual è la tua origine, la tua natura, la tua essenza.
intuiscine quindi la volontà primordiale e scopri qual è la tua missione in funzione di quella identità, svelata giorno dopo giorno. E divieni ciò che sei di Nietzsche. Divieni ciò che sei, ecco. Allora, scopri ciò che sei, allora di conseguenza nel momento in cui tu ti riconnetti alla tua vera identità divina, di coscienza, allora ti ricordi, ridiventi presente alla tua missione, che non è una missione prettamente umana, ma è una missione di coscienza attraverso l'esperienza umana. A quel punto, quando scopri chi sei, scopri la tua volontà vera, la tua missione, che è la missione della coscienza cosmica attraverso l'umano, ma che in particolare in te si soggettivizza, assume un colore, assume la tua frequenza, la tua vibrazione, il tuo tono. Scopri qual è la tua orbita all'interno della grande costellazione ed eseguila. Finché sarai talmente identificato con ciò che sei che non avrai neanche bisogno di esercitare alcuna volontà, perché sarai, non avrai neanche più bisogno di scegliere, perché non potrai che essere in assoluta sintonia con ciò che sei. E quindi ecco il surrender di cui si parlava quando ha parlato Ati di Osho, no? Il surrender. Cioè, lascia che sia, perché se, però lascia che sia, sarà. Non è, perché se no. No, quindi scopri qual è la tua vera identità, comprendi qual è la tua vera volontà ed eseguila. Come fai a sapere se è la tua vera volontà? Beh, se funziona è vero. Cioè, se l'universo si giustappone sincronicamente al tuo volere, ecco il riscontro. Se invece ci sono difficoltà, frizioni, malattie, allora vuol dire che devi ancora trovare la tua orbita. Ma se tu la tua orbita la trovi e qualcun altro non l'ha trovata, vai dritto per la tua strada. Se qualcun altro ti scontra, saranno problemi suoi, è lui che non è nella sua orbita. Quindi è anche molto severo questo, eh? È molto severo, perché dice fa ciò che vuoi e nessuno ti dirà di no. Ecco come dice. Quindi, azione, comprensione della propria volontà vera, che non è il capriccio del proprio ego del momento, quindi ecco il grande equivoco. Sì. Fai quello che ti pare, ma sì, che te frega, libertà, volemo se bene. No, non è questo assolutamente. Non è l'esercizio spudorato del proprio ego famelico e spregiudicato, senza scrupoli, non è questo. È un esercitare in pieno diritto la propria missione di coscienza, però devi scoprire. Quindi fa ciò che vuoi, sarà tutta la legge. Capite? E quindi ecco l'esortazione, no? Conosci te stesso e sii ciò che sei, in piena libertà. Quindi ognuno è una stella, ecco anche qui per esempio, no? Ogni uomo, ogni donna non dice sono una stella, dice is a star, è una stella. Vuol dire che ogni uomo e ogni donna è un completo in se stesso. Ed è il dio del suo sistema, nel quindi, senso che brilla di luce propria. Brilla di luce propria, ecco che non hai il sole, la luna, no, tu sei una stella, brilli di luce propria, quindi non riflessa per la grazia di qualche dio o per la benedizione di qualche papa, quindi brilli di luce propria e hai una tua orbita, che perfettamente si giustappone alle orbite di tutte le stelle per formare la grande costellazione dell'umanità in divenire. E perché ogni uomo, ogni donna è una stella in sé. Non è che l'uomo e la donna insieme sono una stella. Ogni uomo, ogni donna è un uno. Non che uomo e donna diventano l'uno. È un uno più uno che poi eventualmente nella loro relazione reciproca diventeranno uno zero. Ma questo poi si preoccuperà Claudio di spiegarvelo nella lezione del suo corso. Quindi queste sono frasi chiave, fondamentali. Adesso volevo solo darvi questi elementi per farvi, così, darvi degli elementi di stimolo poi per approfondire determinate cose. Vedete che
non sono cose nuove, però erano rivoluzionarie in ambito sociale. Erano rivoluzionarie anche in ambito esoterico, per tutta una serie di motivi. Crowley ha anche ritenuto di ridisegnare il mazzo dei tarocchi, per dire, per inserirvi tutta una serie di insegnamenti, di chiavi, di elementi di rinnovamento in sintonia con questa nuova era che è l'Eone di Horus, no? l'era del figlio, no? Ecco, il discorso dei tarocchi di Crowley è un altro discorso poderoso, molto importante, perché lui li ha ridisegnati, li ha rinominati con l'aiuto della pittrice Soror Zava, ovvero Lady Frida Harris. Frida Harris, quindi lui è stato veramente un rinnovatore. Lui ha anche risistemato l'albero cabalistico, rivoluzionando come lo aveva invece definito Eliphas Levi o la tradizione cabalistica. Cioè, ha proprio messo mano veramente a tutti i contenuti, nell'astrologia, nella cabala, nell'alchimia, per rinnovare determinate chiavi. È ovvio che fosse un profondo conoscitore di quei sistemi, ha viaggiato tutto il mondo, è entrato in relazione con scuole, maestri, con testi, e poi di suo aveva questa capacità di relazionarsi con queste forze. Per fare ciò aveva anche indagato determinati rituali che coniugavano yoga, tantra, magismo occidentale, simbolismo, quindi lui aveva integrato i sistemi per comporre poi quello che era un particolare sistema al quale diede il nome di Magic, con la K. E chiedo a Claudio adesso di spiegare il perché quella K. Sì, al di là della vecchia dizione dell'inglese antico, quella K poi avrà un valore simbolico, in quanto nell'alfabeto ebraico la K costituisce l'undicesima lettera, e 11 è un numero fondamentale nel sistema crowleyano, in quanto rappresenta la magia in generale, 11 inteso sia come superamento del 10, il 10 è il tutto, no? Sistema decimale, l'11 è il passo successivo, il passo oltre, e quindi è la rottura dello schema pieno e limitato del 10 a vantaggio di qualcosa che deve essere ancora scoperto, come Horus è il risultato della sintesi di Iside e Osiride, è il passo successivo. Infatti Horus è un dio bambino, e questa è un po' la chiave per capire il sarà tutta la legge, perché dire un dio che sia ancora giovane e fanciullo, come in tutta la mitologia egizia, no? Horus è sempre caratterizzato dall'elemento della giovinezza, vuol dire in via di sviluppo, cioè il cui potenziale è ancora tutto da sviluppare. Come fai ciò che vuoi, sarà tutta la legge. Questo in inglese è shall be, che non è semplicemente sarà, ma è anche dovrà essere, perché shall in inglese è come il sollen tedesco, indica un dovere di grado poco forte, a differenza del must o müssen, che è l'obbligo. Questo è un dovere inteso come un dovrà essere. Comunque, il discorso della K è anche legato all'iniziale del termine greco kteis, che letteralmente significa conchiglia e che indica i genitali femminili, perché la magia è anche la possibilità di plasmare la realtà e di farsi attraversare, oltre che di attraversare, di compenetrarsi con le cose. Allora, nell'immagine di un uomo che non sia un soggetto, che non sia semplicemente un fallo che si dirige in direzione delle cose volute, ma sia anche un utero, no? Una vagina che accoglie. Alla luce del discorso che ha fatto Carlo, vi dovrebbe essere abbastanza chiaro che se il soggetto si riesce a collocare nella propria centralità, quella che Crowley chiama volontà vera, se riesce ad arrivare nel nucleo di origine del proprio logos, ha dalla sua l'inerzia dell'universo. Ecco perché si compenetra con la realtà. La realtà diventerà un plasma modellabile senza troppo sforzo, e questa è magic, cioè quest'arte del cambiamento, di provocare atti di cambiamento nella realtà secondo la propria volontà, è magic, magia. Vorrei ancora aggiungere una cosa. Facciamo un riferimento, un testo che sicuramente vi consigliamo di leggere è il Magic di Aleister Crowley, edizione Astrolabio, libro che Crowley scrisse
alcuni anni dopo la ricezione del Liber Legis. Eh sì, è un libro della sua maturità questo, anni ecco, 30. Voglio solo leggervi una cosa, a parte che per esempio c'è all'inizio l'estratto di una poesia all'interno della quale Crowley descrive proprio una tecnica di meditazione che ispira tra l'altro la tecnica di meditazione che io stesso propongo durante i miei seminari. C'è, se non sbaglio, se non mi ricordo dove Soror Virakam fa quella premessa, adesso non so se all'inizio del Book 4 o... lui ha sempre lavorato insieme a partner, donne, che in qualche modo lo aiutavano, lo accompagnavano anche attraverso metodi di magia sessuale o che comunque rappresentavano delle fonti di ispirazione medianica. In questo caso volevo leggervi la premessa al Magic che è stata scritta da una delle sue donne scarlatte, Soror Virakam, ovvero Mary Deste Sturgis, che era tra l'altro un'amica, piuttosto che cos'era l'accompagnatrice della Isadora Duncan, no? Personaggio importante che possiamo definire sicuramente all'interno del panorama telemico del secolo scorso. Su Isadora Duncan ci sarebbe molto da dire, Crowley ammirava tantissimo anche il suo modo di aver rinnovato i contenuti della danza alla luce di questa libertà creativa, di questa espressività che era perfettamente conforme alla concezione telemica del mondo e del sé. Tanto per chiarire un po' chi fosse Crowley, Mary Deste Sturgis scrive: il presente libro volutamente non è opera di Frater Perdurabo. Frater Perdurabo è Crowley. Perdurabo è il nome che lui aveva assunto come motto magico quando venne iniziato all'interno della Golden Dawn. Realtà che poi lui contribuì a disfare, proprio perché, abbiamo detto anche prima, lui era un personaggio dirompente che anche nei contesti dove lui stesso si era formato e aveva studiato, poi era così esuberante la sua personalità che creava scompiglio, e sicuramente lui è stato uno dei motivi per cui poi la Golden Dawn ebbe una serie di problemi organizzativi al suo interno, mettiamola così. L'esperienza insegna che il suo modo di scrivere è troppo concentrato, troppo astruso, troppo occulto perché le menti normali possano comprenderlo. È vero, in certi testi Crowley è difficile da leggere, soprattutto dall'inglese, per noi. Si ritiene che questa documentazione di frammenti sconnessi della sua conversazione possa essere a un tempo più intelligibile e più convincente, possa costituire almeno uno studio preliminare che metterà lo studioso in grado di affrontare la sua opera, provvisto di una maggior conoscenza generale, di una maggior comprensione delle sue idee, eccetera, eccetera. Qui poi descrive dove avvenne questo lavoro di composizione del Magic in due parti, e dice che la via ora sia semplice per tutti. Frater Perdurabo è il più onesto di tutti i grandi maestri religiosi. Questo era il modo di dire. No? Altri hanno detto credetemi. Egli dice non credetemi. Egli non cerca seguaci, li disprezza e li rifiuta. Egli vuole una schiera indipendente e autosufficiente di discepoli che realizzino propri metodi di ricerca. Se riuscirà a far risparmiare loro tempo e fatica, offrendo alcune indicazioni utili, sarà pienamente soddisfatto del suo lavoro. Interessante, no? Quindi piena disponibilità, ma anche severa esortazione al metterci del proprio. Ecco, questo è un testo fondamentale. Io qui poi vi do qualche titolo. Prima lui vi ha parlato del Fa ciò che vuoi come biografia di Sutin, che è uscito qualche anno fa, e poi vediamo di riprendere un po' il concetto del qualche libro da farvi, da consigliarvi. Ecco, ancora una nota sull'amore, ecco, volevo aggiungere, perché della volontà mi sembra che Carlo abbia espresso in maniera inequivocabilmente chiara, no? Che cosa si intenda, cioè non la legittimazione dei capricci del momento, ma la scoperta di questo
nucleo interiore che fa vibrare ogni soggetto in maniera diversa da un'altra. Da qui il paragone con le stelle per ogni soggetto, perché ogni stella ha la sua orbita e conduce una propria esistenza. Allora l'armonia del cosmo è determinata proprio dalla differenza. Ecco in che cosa riposa il senso di quella libertà matura di cui parlavamo prima, cioè non la libertà contro qualcosa, ma la libertà che si afferma in termini positivi al di sopra delle parti conflittive. Mi spiego, no? Tutto questo però rischierebbe di sfociare nella prevaricazione se fosse mal compresa. Perché talmente è forte l'attenzione al soggetto, all'individuo, che la persona poco accorta, che mette l'accento esclusivamente sull'aspetto di sveglia del fai ciò che vuoi, potrebbe rischiare di dimenticarsi che le stelle non sono sole nel corpo del cielo, così come noi individui non siamo soli sulla faccia della terra. Viviamo in compagnia di altre stelle e di altri individui. Qual è il necessario corollario e supporto reale affinché una volontà individuale si possa affermare in termini di libertà senza rischiare di diventare prevaricazione? Naturalmente amore. Amore è la legge e non sarà come nel caso della volontà, poiché è già l'intellaiatura, il motore che muove l'esistenza. Questo amore non è eros, ma è agape. Sapete che i greci saggiamente distinguevano tra eros e agape. Agape è il connotato più universale e spirituale dell'amore. È anche quello che può legare i genitori ai figli o i fratelli alle sorelle e così via. Cioè non è necessariamente o solo il magnetismo animale che fa attrarre quello che Nietzsche avrebbe chiamato l'individuarsi tra due bestie. Allora, per capire che cosa vuol dire la seconda parte di questa frase, amore sotto la volontà, adesso la traduzione dominio sotto la volontà è passata in Italia per un certo periodo, ma l'originale inglese, love under will, si traduce letteralmente come amore sotto la volontà. Che cosa vuol dire? Molti anche qui hanno frainteso, perché sembra quasi, nel dire sotto, sembra quasi che ci sia un valore minore dell'amore rispetto alla volontà, capite? Amore sotto la volontà, invece, al contrario, non significa che l'amore vale meno della volontà. Quando una cosa sta sotto di noi, non significa solo che sia inferiore, potrebbe significare che è il nostro punto di appoggio. Stare sotto, in questo caso, vuol dire fare da fondamento. Che l'amore sia il fondamento della volontà deve essere compreso perché salda in maniera chiarissima questo agape che vale 93 con questo telema che vale 93. E le due, quelli che Carlo ha definito i due pilastri della legge di libertà enunciata nel Liber Legis, sono come i due vettori, tipo i remi della barca, che costituiscono la direttrice che conduce alla libertà intesa come realizzazione del fai ciò che vuoi. Il momento in cui fai ciò che vuoi è tutta la legge, cioè in cui si passa a questo stato evoluto di realizzazione del soggetto. Non è distante dal divieni ciò che sei di Nietzsche, perché Crowley è molto scrupoloso su questo punto. Non ci si può aspettare che la volontà un giorno venga scoperta come un oggetto, come se fosse questo pennarello che ho tra le mani, c'è qualcosa dentro di me, vado a caccia, prima o poi lo trovo. No, il cercare è già una componente del realizzare, e il fare la volontà è, implica ovviamente vederla crescere, capite? È un gioco di forze. Allora, l'amore sotto la volontà significa, dovete prendere anche come immagine quella a cui Crowley si è ispirato più di tutto. Avete presente l'Apocalisse di Giovanni, libro della rivelazione? E una bestia uscirà dal mare con 7 teste e 10 corna, cavalcata da una donna, la meretrice, che tiene in mano la coppa delle sue fornicazioni, colma del sangue dei santi e dei martiri. Vi ricordate questo passaggio? La congiunzione nell'uscita dal mare, che è un simbolo forte dell'inconscio, no? Di questa bestia che rappresenta il caotico insieme di istinti, pulsioni, desideri, forze incontrollabili,
e ribelli per natura, il bollore del nostro vulcano interiore, no? Deve essere regolato, cavalcato, dalla gentil donna, in quel caso la meretrice è un simbolo di libertà perché è sposata, è madre, non ha le catene del matrimonio, della maternità. La prostituta è libera se sta facendo quello che fa perché lo vuole fare, non certo le prostitute vittime del racket, mi sto riferendo a chi lo fa come missione, è un esempio di libertà. E rappresenta quell'aspetto libero della coscienza, gentile, che è in grado, mediante gentilezza, di dominare le nostre forze disorganizzate. Allora, il rapporto tra la volontà e l'amore crea una sinergia. L'amore è come un motore con la sua benzina, ma ci vuole qualcuno che guidi quella macchina. Che cosa me ne farei di un amore, si usa anche in italiano l'espressione amore cieco, se non ci fosse un occhio a dirigere il mio movimento, rischierei prima o poi di prendere una bella facciata da qualche parte. Perché l'amore sia una forza direzionata, ci vuole qualcosa che la diriga, perché l'amore è una forza immane, è la stessa forza che fa da movente del cambiamento nell'universo e nel cosmo, è l'anima del cosmo, ma nei soggetti può diventare una forza soverchiante che spodesta la volontà dell'individuo, che fa diventare schiavi, e quindi il contrario della libertà, il contrario di quel tipo di realizzazione di cui vi stiamo parlando, di categorie ossessive alla fine. Potrebbe farmi scambiare la stella che ho di fronte per la mia orbita e determinare uno scontro. Questo naturalmente per preservare da questi rischi che spero di avervi chiarito in pochissime parole. Allora è necessario che l'amore sia il sostegno della volontà, ma che la volontà sia il paio di occhi che dirigono la forza dell'amore. In un esempio che è simile a quello di una barca, e c'è in Magic c'è un esercizio spirituale che viene consigliato, che è l'adorazione al sole quotidiana, da compiere 4 volte al giorno nelle stazioni dell'alba, del mezzogiorno, del tramonto e della mezzanotte. Si chiama Liber Resh, Resh è la lettera ebraica che indica il sole, Vel Helios, no? Helios è il sole. Si dice, Tauti, cioè il dio Tot, è ritto a prua nel suo splendore. Tot, come sapete, è il dio della sapienza, della scrittura, della conoscenza, rappresentato come un ibis, avete presente? Che è un simbolo di concentrazione. E allora il ritto a prua vuol dire che lui va guardando e muovendo la direzione. Rahor, che è un'espressione che indica Horus legato al sole, a Ra, è al timone. E il timone rappresenta proprio quello che dirige. Allora in questo caso abbiamo un rapporto tra la volontà e l'amore che è proprio quello del motore con la benza, no? Che consente il movimento, ma dove andrei se non avessi deciso una direzione? Che cosa me ne farei di quell'energia? Potrebbe finire per mangiarmi vivo. Allora ci vuole una direzione. Questo è il compito della volontà rispetto all'amore, così come il compito della gentile, oscena meretrice nei confronti della bestia. In fondo è un'immagine, quella dell'Apocalisse di Giovanni, e Apocalisse non è mai la fine dei tempi storici in cui viviamo, è la fine del tempo dell'ego, del soggetto. L'Apocalisse o svelamento è l'illuminazione del soggetto. Allora, quella è un'immagine molto forte. Quando la bestia esce dal mare vuol dire che le forze ctonie, primordiali, incontrollabili, sono state finalmente poste sotto controllo. Attenzione, anche qui vuol dire dirigere, non reprimere. Non è mai la repressione a creare realizzazione, è sempre la canalizzazione. Non so se è chiaro questo concetto. E naturalmente questi sono i capisaldi, diciamo, della filosofia del tema. Prego. Per altre cose che faccio, volevo chiedere, sul fa ciò che vuoi, non elimina in automatico, cioè, il giudizio, che spesso è un elemento, come si dice, che non permette lo sviluppo totale della persona, e il senso di colpa anche. Sì, soprattutto alla luce di quanto stavamo dicendo sulla presenza degli altri, che è il motivo per cui l'amore ha bisogno di essere il corollario della volontà.
se ci pensi, la libertà, e questo è un tema che avevamo anche affrontato nel corso di una delle lezioni precedenti di erotismo e spiritualità, la libertà ha senso solo nella misura in cui vi sono dei limiti a dotarla di senso. Come dire che l'energia di cui parlavamo ha senso solo se ha una direzione. Se io mi trovassi nel campo vuoto di un deserto, privo di punti di riferimento, e con la disponibilità di andare dove voglio, della mia libertà, tra virgolette, assoluta, non saprei che farmene se non avessi scelto una direzione. Questo è evidente. Allora, la presenza dell'altro implica che se io ho colto in me e rivendico per me quel grado e quella dose di libertà, devo necessariamente essere disponibile ad accordarla all'altro. Ecco come decade il giudizio. Il giudizio spesso è una maschera per le paure, il giudizio spesso è un pregiudizio. È l'impossibilità di collocare il comportamento o le idee di un altro in uno schema a me caro. Il faccio che vuoi consente invece di comprendere all'interno di questa larga creatura tutti i comportamenti, anche quelli che dal mio personale punto di vista sono incomprensibili. Ecco come il giudizio viene meno. Di solito giudica la persona che ha paura di essere giudicata o quantomeno per cui il giudizio ha un valore. In questo caso decade il tema del giudizio perché la libertà si alza al di sopra e ogni cosa trova una sua ragion d'essere, tra virgolette. Anche qui state attenti, non facciamo l'errore di pensare che questo sia una giustificazione per qualunque stortura. Tanto l'armonia del cosmo consente, come ha spiegato Carlo prima, che se una stella è sulla sua orbita e l'altra no, ci sarà una delle due che la peggio. E questa è la prova provata, tra virgolette, che le cose all'interno del cosmo vanno in un certo modo. Allora, libertà sì, ovviamente, ma sul limite. E il limite è rappresentato dalla presenza della libertà di tutti gli altri, che deve costituire il motivo per cui io rivendico per me quella che è altrui. Un giorno Crowley scrisse un testo chiamato Liber Oz, che in ebraico significa forza, e lo mandò ai soldati al fronte che combattevano per la prima guerra mondiale. È un testo molto breve che si apre naturalmente con fai ciò che vuoi sarà tutta la legge, e poi dice Deus homo est, Dio è l'uomo, o l'uomo è Dio, e poi dice l'uomo ha il diritto di vivere secondo la propria legge. L'uomo ha il diritto di muoversi a suo piacimento sulla superficie terrestre. L'uomo ha il diritto di vestirsi come vuole. L'uomo ha il diritto di mangiare ciò che vuole. L'uomo ha il diritto di bere ciò che vuole. L'uomo ha il diritto di scrivere ciò che vuole. L'uomo ha il diritto di parlare come vuole. L'uomo ha il diritto di scolpire e dipingere ciò che vuole. L'uomo ha il diritto di riposare dove vuole. L'uomo ha il diritto di amare chi, quando, come e dove vuole. E tutta un'altra serie di diritti. Alla fine, l'ultimo è, l'uomo ha il diritto di distruggere coloro che intenderebbero privarlo dei suddetti diritti. Cioè c'è persino l'invito a combattere per la tua libertà. Qualora qualcuno cercasse di negarti il diritto di dipingere ciò che vuoi, esprimere ciò che sei, vestirti come vuoi, parlare come vuoi, muoverti a tuo piacimento sulla superficie terrestre, amare come, quando, chi, dove vuoi, capisci? Peraltro è un atto d'amore, perché in quel modo aiuti l'altra persona a trovare la sua orbita. Quindi in realtà non è un conflitto oppositivo a difesa delle proprie posizioni e dei propri diritti, ma è uno stare fermi sulla propria orbita, aiutando chi cozza contro di te a comprendere che lui non è nella sua orbita. Capite che tutto questo però deve essere ispirato da un amore e da una saggezza di un certo livello, quindi non può essere banalizzato o strumentalizzato come spesso a volte avviene. Nella Magic noi abbiamo degli elementi innovativi, lo dicevo prima, no? Che poi sono innovativi in quanto sono componenti di una corrente di conoscenza antichissima che vengono oggi rinnovati, riproposti attraverso formule innovative. Per esempio, abbiamo detto prima, no? Il ruolo della donna, il discorso legato al sentire l'avvento di una nuova era e quindi la necessità di rinnovare gli schemi operativi anche in ambito magico-mistico della conoscenza fino a quel momento.
l'aspetto innovativo del cominciare a prefigurare un multiverso pluridimensionale popolato da intelligenze con le quali si può entrare in relazione, ma che non sono necessariamente sottili, spirituali o mentali, ma possono essere entità e creature extraterrestri che vivono sul loro piano vibrazionale. Questo è un elemento fortemente innovativo. L'elemento innovativo dell'esplorazione di stati alterati di coscienza attraverso sostanze psicotrope. Crowley ha indagato anche questo aspetto, sebbene non è stato l'unico in quegli anni, ma diciamo che, per esempio, si suppone che Crowley fosse stato uno dei primi a portare in Europa il peyote. Durante i riti di Eleusi lui distribuiva l'analolium levini e distribuiva sostanze che poi molto probabilmente erano mescalina e peyote. Siamo negli anni, insomma, negli anni 30, negli anni 40. C'è l'elemento innovativo fortissimo, che è quello dell'emancipazione dalla grazia o dalla maledizione di un Dio e del suo presunto peccato originale, o meglio, del peccato originale che quel Dio attribuisce all'uomo. Questo è un elemento importantissimo. Tuttavia non è innovativo, in quanto già la gnosi di tutti i tempi, l'ermetismo, ma pensiamo anche alla gnosi cristiana delle origini, individuava in quel Dio trascendente, barbuto, che stava sulla nuvoletta a giudicare, non tanto il Dio cosmico che tutto pervade, quanto un demiurgo con i suoi arconti, no? Che ha creato questo mondo materiale per imprigionare l'uomo, bla bla bla, quindi in realtà una entità nefasta che diventa poi invece il Dio del cristianesimo cattolico, eccetera, eccetera. Quindi l'emancipazione da questo Dio per ritrovare invece in sé i propri riferimenti di coscienza. Ma anche dal punto di vista magico, l'innovazione della magia non più come negoziazione, perché noi usciamo da un periodo che è quello del Medioevo, Rinascimento, fino a Eliphas Levi, dove la magia era diventata un po' un qualche cosa tipo pratica per negoziare con gli angeli, con i demoni, con delle entità per ottenere benefici, per far del male a qualcuno o far del bene a qualcuno, negoziando con queste forze, quasi come all'interno della Matrix muoversi bene, no? Ti muovi bene all'interno della Matrix stessa. Invece in Crowley e con la Magic, la magia diventa o ridiventa non tanto più una negoziazione con delle entità, ma un percorso di risveglio della propria identità regale. Quindi non hai più bisogno di negoziare, esci dalla Matrix, regale, reale. Quindi la magia non più come strumento per interagire con le forze della natura, ma come percorso per risvegliarsi ad una coscienza che va ben oltre. Quindi esci dalla Matrix, non stai più a negoziare con gli elementi che la compongono. Diventa mistica. Ma esci, vai sulla Nabucodonosor per, no, citare il film. No? E questi sono elementi fortemente innovativi, perché la magia ridiventa finalmente un percorso dove il potere non è più un potere di dominio o di conflitto tra forze misteriose, ma è il potere della conoscenza, della saggezza, ma soprattutto della consapevolezza del proprio essere. Questa è una cosa molto, molto importante. Ecco, molti dicono che in Crowley troviamo come elemento innovativo il discorso della magia sessuale. Non è vero. È vero che Crowley, attraverso il proprio percorso personale, riuscì a intuire, a sperimentare, forse non fino in fondo e non in maniera perfetta, però riuscì a comprendere il ruolo del sesso nel discorso magico realizzativo. Tuttavia, non è vero che Crowley è il precursore, il padre della magia sessuale, della sex magic, eccetera, 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 perché questa storia della magia sessuale, per via secca, per via umida, per sublimazione, per vie tantriche piuttosto che per vie di astinenza, era già noto.
sia nei contesti dell'agnosi, sia nei contesti della, in certi contesti massonici, paramassonici, templari, era il grande arcano, è sempre stato il grande arcano. Crowley ne parlò. Correggimi se sbaglio, questa è una storia che tu conosci molto bene, perché Crowley ne parlò, scrisse un libro su questo, che per quanto enigmatico fosse, altri iniziati a massonerie, ordini, rosacrociani, templari, eccetera, eccetera, videro, dice, ma questo qua sta parlando del nostro grande arcano. Addirittura quindi Theodor Royce, che era l'allora gran maestro dell'OTO in Germania, tra l'altro Crowley non è il fondatore dell'OTO, come alcuni sostengono, perché qui ci sono ancora tutta una serie di personaggi che dicono che Crowley ha fondato l'OTO. No, no, Crowley non ha fondato l'OTO, e l'OTO non è un organo del nuovo ordine mondiale satanico massonico. Basta con queste stupidate, eh? Basta con queste stupidate. L'OTO è un ordine templare molto, era molto diffuso in Germania, oggi è diffuso in tutto il mondo. C'è una branca dell'OTO che ha assimilato gli insegnamenti al messaggio telemico, altri meno, altri no. Però, insomma, all'interno dell'OTO, il gran maestro di allora, Theodor Royce, aveva addirittura denunciato Crowley. Mi sembra addirittura gli aveva fatto causa o qualcosa del genere. Insomma, qualcosa del genere. Comunque aveva detto, lui va in giro a svelare i nostri segreti, quindi noi lo denunciamo. Andò a trovarlo direttamente. Ecco, qualcosa del genere. Svelò in quale libro. Ecco, in realtà poi, esatto, in realtà poi si rese conto che Crowley non aveva svelato il mistero di nessuno. Cioè lui era arrivato a queste conclusioni per via sua propria. Quindi, dimostrato questo, addirittura poi Theodor Royce nominò, non solo divenne amico, ma nominò Crowley come responsabile dell'OTO per l'Inghilterra. Quindi figuriamoci, no? Però, ecco, è una cosa da dire, ecco, tutto il discorso della magia sessuale del grande arcano sì, basta è patrimonio dell'esoterismo da sempre. Crowley ne parlò. Prima di Crowley c'era Pascal Beverly Randolph. Esatto. Prima di lui fu un po' l'autore del termine, dell'espressione sex magic, no? Magia sessuale, a lui che dobbiamo questo tipo di espressione, e poi grandi personaggi che magari godono di una fama minore rispetto a quella di Crowley, ma sono stati fondamentali per lo sviluppo di quel discorso. Pensate a Maria Denaglowska, per esempio, che ha preso alcuni dei passaggi di Randolph per fare questo libro che in Italia ancora oggi si trova sotto il nome come autore Randolph, ma non è di Randolph, e si chiama Magia Sexualis, che getta un po' le basi del sistema di Randolph, e altri personaggi che insomma in quell'epoca hanno costituito sicuramente un bagaglio importante a cui Crowley si è potuto ispirare, e, sebbene Crowley poi abbia utilizzato l'espressione via della mano sinistra, rifacendosi ai tantra originari e cercando di riscattarla dall'equivoco in cui l'aveva fatta precipitare Elena Petrovna Blavatsky, una delle cofondatrici della teosofia, della società teosofica, che purtroppo si confuse, o forse più sinceramente detto, ha voluto, mascherando, cioè abbinando l'idea di via della mano sinistra al maligno e via della mano destra al benigno, cosa che non ha nulla a che vedere con i tantra originari, naturalmente. Crowley, questa però è un'opinione personale, dal mio punto di vista, per quanto parlasse via della mano sinistra, non si è collocato sulla via della mano sinistra, ne ha preso alcuni aspetti, ma non ha seguito una delle tracce principali, che era il rapporto col femmineo sacro, che è un argomento di cui parleremo fra mezz'oretta quando inizierò il terzo intervento o quarto, ora non ricordo, del seminario, perché nei tantra della via della mano sinistra la donna è la dea e il femmino sacro, in particolar modo l'aspetto daimonico, dovremmo dire, della donna, cioè quelle qualità medianiche che le consentono per sua stessa natura di essere un canale, un portale per l'accesso a determinati tipi di energie. E Crowley, secondo me, questo punto l'ha mal compreso o l'ha calcato male, e quindi ha finito poi per vedere tra i due piatti della bilancia sbilanciarsi a favore più dell'aspetto maschile che non del femmineo, tanto decantato in molti testi, ma poi nella sua vita reale un po' meno realizzato. Questo forse, se vogliamo sottolineare per onestà, giustamente, certo, dopo aver sottolineato tanti aspetti positivi della filosofia crowleyana, bisogna essere onesti e obiettivi fino in fondo e riconoscere
che in molti lati della sua filosofia Crowley non è riuscito a dare tutto il seguito nella portata pratica della sua vita alle altissime concezioni che aveva sviluppato a livello teorico, e quindi forse se c'è un lato debole e più facilmente attaccabile dai detrattori di Crowley è proprio il fatto che nella sua vita forse fino in fondo non è riuscito a liberarsi del contesto socio-culturale, familiare, eccetera, eccetera, che lo attanagliava e che provocò questo atto di ribellione che ha segnato poi tutta la sua vita. E questo lo dico. Sì, sì, ma lo ammetteva anche. Personale, sì, sì. Sì, sì, indubbiamente, dicevo prima, non è stato forse il miglior interprete di ciò di cui è stato canale. C'è un dopo Crowley molto ricco di stimoli, di sviluppi, di vie. Comunque, ecco, una cosa fondamentale da ricordare è che la Magic è una via non duale, ecco la cosa importante da dire, cioè usciamo dal paradigma del dualismo per veramente accedere ad una concezione della realtà olistica, complessa, e comunque Telema, la corrente 93, la Magic sono vie fondamentalmente luminose. Sì, poi ci sono stati degli sviluppi, Kenneth Grant, le vari sviluppi tifoniani, va bene, però lo stesso Parson, però ecco, il Telema è una via fondamentalmente luminosa, solare, stellare, completa, in quanto comunque coniuga in sé le varie discipline secca, umida, yogica, tantrica, quindi insomma è un, ecco perché dico accostarsi allo studio della Magic è un, implica un percorso, un impegno non indifferente. Però volevo chiudere questo intervento, se sei d'accordo, questa conferenza, abbiamo ovviamente dovuto anche tagliare. Molte cose forse sono state imprecise, soprattutto per me, perché io non ho un'esperienza diretta nell'ambito della Magic, se non come appassionato, studioso e ricercatore, per cui posso anche magari aver forse semplificato troppo alcune cose. In ogni caso, vorrei leggervi una cosa di Crowley, perché di solito, appunto, quelli che parlano di Crowley lo conoscono molto poco. Volevo leggere invece un libro, uno dei suoi scritti, il Liber Libre, è abbastanza breve, vado diretto e spedito e ve lo leggo. Per prima cosa impara, o tu che aspiri al nostro antico ordine, che l'equilibrio è la base dell'opera. Se tu stesso non hai un sicuro fondamento, su che cosa ti reggerai per dirigere le forze della natura? Sappi allora che poiché l'uomo è nato in questo mondo nel mezzo della tenebra della materia e del conflitto delle forze contendenti, così il suo primo sforzo deve essere il cercare la luce attraverso la loro riconciliazione. Tu quindi che hai tribolazioni e afflizioni, gioisci di esse, perché in loro c'è forza e tramite loro è aperto un sentiero verso quella luce. Come potrebbe essere altrimenti? O uomo la cui vita non è che un giorno nell'eternità, una goccia nell'oceano del tempo, come potresti purgare la tua anima dalle scorie della terra se le tue tribolazioni non fossero così tante? Non è solo ora che la vita superiore è circondata di pericoli e difficoltà. Non è sempre stato così per i saggi e gli ierofanti del passato? Essi sono stati perseguitati e ingiuriati, essi sono stati tormentati dagli uomini. Tuttavia anche attraverso questo la loro gloria è aumentata. Gioisci perciò, o iniziato, perché più grande è la tua tribolazione, più grande sarà il tuo trionfo. Quando gli uomini ti insulteranno e parleranno contro di te falsamente, non hai il maestro detto «Benedetto sei tu»? E chi è che ha detto «Ama i tuoi nemici»? Quindi, interessante, no? Il riferimento che fa qui il Crowley tanto satanista. Tuttavia, o aspirante, che le tue vittorie non ti causino vanità, perché con l'aumento della conoscenza dovrebbe venire un incremento della saggezza. Colui che sa poco pensa di sapere molto, ma colui che sa molto ha appreso sulla sua propria ignoranza. Tu vedi un uomo saggio nella sua presunzione?
C'è più speranza in uno sciocco che in lui. Non essere frettoloso nel condannare gli altri, che parlava prima di giudizio. Adesso non c'è. Vabbè. Come sai tu che al loro posto non avresti resistito alla tentazione? E persino fosse così, perché dovresti disprezzare uno che è più debole di te? Tu perciò che desideri doni magici, sii certo che la tua anima sia ferma e salda, poiché è lusingando le tue debolezze che i deboli guadagneranno potere su di te. Umilia te stesso davanti al tuo sé, tuttavia non temere né l'uomo né il suo spirito. La paura è fallimento, è l'araldo del fallimento, e il coraggio è il principio della virtù. Perciò non temere gli spiriti, ma sii fermo e cortese con loro, perché tu non hai il diritto di disprezzarli o ingiuriarli, e anche questo ti può sviare. Comandali e bandiscili, maledicili per mezzo dei grandi nomi se è necessario, ma non beffarli né insultali, perché così sicuramente tu saresti condotto all'errore. Crowley diceva anche che l'universo non è altro che il prolungamento del nostro sistema nervoso, per cui tutti gli angeli, tutti i demoni, tutti gli alieni, tutti gli dèi non sono altro che contenuti nella nostra infinita coscienza. Un uomo è cosa egli stesso fa entro i limiti fissati dal suo ereditato destino. Egli è una parte dell'umanità. Le sue azioni hanno effetto non solo su ciò che gli chiama se stesso, ma anche sull'intero universo. Adora e non trascurare il corpo fisico, che è il tuo temporaneo collegamento con il mondo esterno e materiale, perciò che il tuo equilibrio mentale sia al di sopra dei disturbi degli eventi materiali. Fortifica e controlla le passioni animali, disciplina le emozioni e la ragione, nutri le più alte aspirazioni. Fa del bene agli altri, per il loro proprio amore, non per ricompensa, non per la loro gratitudine, non per simpatia. Se tu sei generoso, le tue orecchie non tarderanno ad essere solleticate da espressioni di gratitudine. Ricorda che la forza squilibrata è male, che la severità non equilibrata non è che crudeltà e oppressione, ma che pure la grazia squilibrata non è che debolezza, che permetterebbe e appoggerebbe il male. Agisci appassionatamente, pensa razionalmente, sii te stesso. Un vero rituale è altrettanto azione quanto parola. Esso è volontà. Ricorda che questa terra non è che un atomo nell'universo e che tu stesso non sei che un atomo su questa, e che se persino tu potessi diventare il dio di questa terra sulla quale tu strisci e ti prosterni, se tu volessi, persino allora tu non saresti che un atomo e uno fra i molti. Ciò nonostante, abbi il più grande autorispetto e a questo fine non peccare contro te stesso. Il peccato che è imperdonabile è il respingere sapientemente e volontariamente la verità. Temere la conoscenza per paura che quella conoscenza non sia compiacente con i tuoi pregiudizi. Per ottenere il potere magico, impara a controllare il pensiero. Ammetti solo quelle idee che sono in armonia con il fine desiderato, e non ogni idea vagante e contraddittoria che si presenta. Un pensiero reso fisso è un mezzo verso un fine. Perciò fa attenzione al potere del pensiero silente e della meditazione. L'azione materiale non è che l'espressione esteriore del tuo pensiero, e perciò è stato detto che il pensiero di sciocchezze è peccato. Il pensiero è il principio dell'azione, e se un pensiero casuale può produrre tanto effetto, cosa non potrebbe fare un pensiero stabile? Perciò, come sempre è stato detto, stabilisci te stesso fermamente nell'equilibrio delle forze, nel centro della croce degli elementi, quella croce dal cui centro scaturì la parola creativa nell'origine del nascente universo. Perciò sii tu pronto e attivo come le silfidi, ma evita la frivolezza e il capriccio. Sii energico e forte come le salamandre, ma evita l'irritabilità e la ferocia. Sii flessibile e attento alle immagini, come le ondine, ma evita l'ozio e l'incostanza. Sii laborioso e paziente come gli gnomi, ma evita la grossolanità e l'avarizia. Così, gradualmente, tu svilupperai i poteri della tua anima e ti renderai idoneo a comandare gli spiriti degli elementi. Perché se tu avessi chiamato a raccolta gli gnomi per adulare la tua avarizia, tu non li comanderesti più, ma essi ti comanderebbero. Abuseresti tu dei puri esseri delle foreste e delle montagne per riempire i tuoi scrigni e soddisfare la tua fame di oro? Avviliresti tu gli spiriti del fuoco vivente
per servire la tua collera e il tuo odio? Violeresti la purezza delle anime e delle acque per adulare la tua brama di pervertimento, le acque, sessualità? Forzeresti tu gli spiriti della brezza serale per soccorrere la tua follia e il tuo capriccio? Sappi che con questi desideri non puoi che attrarre il debole, non il forte, e in questo caso il debole avrà potere su di te. Nella vera religione non c'è setta, perciò fa attenzione affinché tu non bestemmi il nome attraverso il quale un altro conosce il suo Dio. A faccia della tolleranza. Ripeto, fai attenzione affinché tu non bestemmi il nome attraverso il quale un altro conosce il suo Dio. Perché se tu fai questa cosa in Giove, tu bestemmierai Yodevawè. E in Osiride, questo è Joshua? No, certo. Yodeshinwawè. No, perché è in ebraico. Domandate a voi, domandate e voi avrete, cercate e voi troverete, bussate e vi sarà aperto. Questo è Alistair Crowley. Per cominciare uno studio, o anche per il piacere di approfondire qualche contenuto, o per cercare e trovare delle informazioni rispetto ad aspetti che possono riguardare l'alchimia, la magia, l'astrologia, le scienze occulte, eccetera, eccetera, io vi consiglio di, intanto leggere il Magic, soprattutto la prima parte, che è sicuramente più accessibile. La seconda parte entra nel merito della magia cerimoniale e forse sarà il caso che magari un giorno magari lo leggiamo insieme e lo commentiamo insieme. Magari questa potrebbe essere un'idea, leggere e commentare il Book 4. Poi vi consiglio di leggere ad esempio La figlia della luna. È un romanzo che Crowley ha scritto, va collocato nel suo tempo ovviamente. È un romanzo, possiamo definirlo un romanzo esoterico? Direi. È un romanzo esoterico. La figlia della luna è divertente anche, perché Crowley comunque è un umorista, è sarcastico, ironico, sì, certo. Quindi è divertente, perché Crowley poi prende in giro alcuni personaggi del suo tempo, insomma, è sicuramente godibile. Sì. Ragazzi, se lo trovate è una fortuna. Ibei, ecco, l'oracolo, Ibei. Allora, La figlia della luna è bello anche perché all'interno sono descritte tantissime cose, però per esempio, visto che prima avevo nominato Gurdjieff, è descritta molto bene la teoria delle personalità d'anima, per esempio, quella moltitudine di ego, di maschere, di personalità che albergano dentro di noi ma che non corrispondono a ciò che noi siamo, quella, no? Di cui Gurdjieff poi parla moltissimo, no? Nella sua dottrina, anche Aurobindo, se vogliamo. Ecco, Crowley qui descrive in poche parole, ma già nei primi capitoli, tutta la teoria delle personalità individuali ed è molto divertente. Lui stesso qui si propone in due personaggi, no? Simon Heath e Cyril Gray. Ed è veramente interessante, perché ci sono delle chicche fantastiche, veramente io sì, vi dovete consiglio... superare la prima parte della lettura, se vi capita di leggerlo, che è un po' più macchinosa, poi dopo diventa molto... Pensate, qui parla dell'homunculus, per esatto. Cui ci sono all'interno tutta una serie di aspetti che riguardano l'alchimia, anche in maniera un po' insomma, inquietante, sì, sì. No? Vabbè, è un romanzo. Però, per esempio... Qua dice, una mezza dozzina di personalità diverse possono pervenire a vivere in un unico corpo. Che siano anime vere, indipendenti, è dimostrato dal fatto che non soltanto il contenuto della mente è diverso, questa potrebbe anche essere una simulazione, ma le grafie, le voci differiscono e in modi che trascendono ogni possibilità noi nota di simulazione cosciente e inconsapevole. E quindi qui spiega poi tutta una serie di caratteristiche che ha a che fare la nostra struttura d'anima e come anche imparare a rendersi conto di questa moltitudine che siamo noi ma non siamo noi, è veramente, insomma, geniale, no? Molto accessibile anche questo, è molto divertente, insomma. Poi per esempio, per indagare alcuni aspetti che hanno a che fare e con la cabala e con l'anatomia sottile dell'essere umano,
molto bello è Piccoli trattati verso la verità. Queste sono edizioni di un centro studi che si trova a Bellinzago Novarese, il centro studi CTA 102, che da alcuni anni insomma traduce e pubblica in forma quasi privata, però li trovate e potete quindi fare riferimento al centro studi CTA 102 per munirvi di queste opere, poi in attesa che poi eventualmente ci siano ulteriori riferimenti a questo proposito. Comunque, Piccoli trattati verso la verità è sicuramente un'opera di Crowley tra le più semplici, tra le più accessibili, perché Crowley ha scritto molti insegnamenti anche sotto forma di opere teatrali, sceneggiature, per cui insomma non è poi sempre facile starci dietro. Per quanto riguarda il discorso sui tarocchi di Crowley, che magari potranno essere oggetto di una conferenza che potremmo fare... Ah, io ho il mio libro qua sui tarocchi. Ah beh, usa quello. No, c'è anche il libro di Thoth, ma non anche il libro... No, vabbè, c'è il libro di Thoth che è di Crowley, il libro sui tarocchi di Aleister Crowley commentato da Giordano Berti, Roberto Negrini e Rodrigo Tebani, che si trova I tarocchi di Aleister Crowley. Scritto tra l'altro, uno dei coautori è Roberto Negrini, mio caro amico, che saluto, che si segue. E poi c'è il lavoro di Claudio, colossale. E questo è un lavoro che usa tutte le corrispondenze di Crowley. Io le immagini non ho usato come immagini tarocchi di Crowley, sia per ragioni legate ai copyrights, ovviamente era un po' più complicato, sia perché sono molto densi. Se vi è capitato di vedere i tarocchi di Crowley, e in bianco e nero non potevo mettere immagini a colori, non avrebbero reso. Ho deciso di usare le immagini di una grande artista inglese, Susan Jameson, che ha dipinto un mazzo di tarocchi ispirandosi ai tarocchi di Crowley, e che almeno in bianco e nero consentono una visione, una resa decisamente migliore. Però il testo è sulle corrispondenze e la spiegazione cabalistica, astrologica, esoterica, eccetera, sulle corrispondenze dei tarocchi di Crowley, Frieda Harris, naturalmente. E poi, se volete, io intanto lo faccio girare, se volete mi ordinate direttamente una copia, ve la porto un po' scontata, insomma. Sì, sì, no, ma è da avere, se vi interessano quei certi argomenti, questo libro è fondamentale. Tra l'altro, se vuoi dire anche l'uscita del tuo prossimo. Beh, prossimamente sì, adesso non so dirvi esattamente quando, è possibile che si tratti già di un tempo limitato, tipo 20 giorni, o forse al più tardi comunque nel periodo estivo, perciò potremmo partire da settembre, poi magari organizziamo qua una breve introduzione a questo testo quando lo avrò fisicamente in mano. Sta per uscire il mio prossimo lavoro, edizioni Atanor, quindi sono molto contento di poter pubblicare con quella che è la numero 2 in Italia tra le case editrici di tipo esoterico, dopo Mediterranee, e nell'anno del suo centenario, tra l'altro, compie 100 anni nel 2012, Atanor. E dopo aver pubblicato personaggi del calibro di Eliphas Levi, Julius Evola, Arturo Reghini, eccetera, poter uscire con un libro per Atanor è una grandissima soddisfazione. Il libro si chiamerà Crux Christi Serpentis, la croce del Cristo Serpente, e sarà una rivisitazione di alcune componenti del Nuovo Testamento, ma anche accenni all'Antico Testamento, in chiave tantrica, e un confronto tra Cristo e Kundalini, la crocifissione come emblema dell'illuminazione, più tutta una serie di scomodissime informazioni che mi permetteranno di avere un sacco di nemici fra poco tempo, quindi insomma, se volete supportare la causa. Beh, è la prima volta che in Italia si parla chiaro, c'è una letteratura inglese ampia, però insomma, come Accademia abbiamo proprio voluto, io stesso ringrazio Claudio che ha accolto l'invito, invitare a collaborare persone che parlano chiaro, quindi basta metafore, basta cincischiare, basta robe superiori, parliamo chiaro, andiamo dritti al punto, spieghiamo, divulghiamo, informiamo, che poi ognuno faccia le sue scelte, però perlomeno basate su un'informazione precisa, chiara, che in Italia possa anche superare le censure vaticane. Beh, è disponibile anche in libreria il Percorsi di Alchimia Personale e il Metamorfosi, quindi abbiamo, lo presenterò alla Libreria Esoterica di Milano, adesso non mi ricordo le date, Percorsi di Alchimia Personale
mente, respiro, meditazione. Qui tra l'altro io descrivo una meditazione e riporto anche la poesia di Crowley che prima ho citato, e questo lo presenteremo, mi sembra, in luglio. E poi c'è il Metamorfosi invece, che è un piccolo pamphlet che presenterò in giugno alla Libreria Esoterica di Milano e al 31 di luglio in spiaggia a Marina Romea, al Bocca Barranca, che è una spiaggia che tutti gli anni organizza queste presentazioni di autori, allora lì in costume da bagno ci divertiamo un po', facciamo un po' di... Allora, facciamo un quarto d'ora di pausa, come minimo, e dopo diamo la parola a Claudio per la quarta lezione del corso. Grazie a tutti. Chi volesse andasse via per caso e non si fermasse, comunque volesse cercarmi su Facebook, mi trova come Claudio Marucchi, quindi potete avere contatti tranquillamente con me per qualunque tipo di informazione, o se vi interessasse il libro, a differenza delle librerie, io posso praticare un piccolo sconto, quindi se lo chiedete a me risparmiate qualcosa, visto che essendo voluminoso a un certo prezzo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a voi. Tutto bene?